Giusto, stai sentendo il rumore.
Posso? Ok. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta da casa, ai presenti e a tutti voi consiglieri. Quindi iniziamo con l'appello. Buonasera. Luigi Maurano. Presente. Nicoletta Guariglia. Presente. Marianna Carbutti. Presente. Antonio Florio. Presente. Dalila Russo. Presente. Raffaele Di Gregorio. Presente. Gianmarco Rodio. Presente. Clemente Migliorino. Presente. Domenico Di Luccia. Catina Tortora, Costabile Nicoletti, Luisa Maiuri, chiedo scusa. Allora, la seduta è aperta, è valida, quindi iniziamo la seduta. Prima di passare agli argomenti volevo giusto fare due comunicazioni. E su nostra richiesta alla SCABEC Campania abbiamo, sul progetto Castellabate 900, abbiamo ottenuto, siamo stati resi ammissibili un finanziamento di 44.349, quindi aggiorni il decreto. Per questa richiesta che facemmo a luglio, finalmente insomma ci hanno risposto, quindi Castellabate è entrata tra sì, è una cosa che insomma a giorno dovrebbe arrivare il decreto, quindi 44.349 euro, giusto per notizia. In più abbiamo fatto anche richieste di contributo per le feste natalizie che abbiamo fatto qualche giorno fa, la Camera di Commercio ci ha concesso 5.000 euro di contributo e quindi... Sì, diciamo per il periodo natalizio abbiamo fatto una richiesta qualche giorno fa e ci ha concesso 5.000 euro. Quindi ringrazio chiaramente i due organismi, sia SCAB che Campania che Camera di Commercio Salerno, insomma, per il gentile contributo che ci ha voluto fare come comune. Quindi a breve, insomma, col decreto dovremo fare una serie di adempimenti perché la Camera di Commercio ha un regolamento che ogni cosa che si va a fare bisogna mettere il logo. Bisogna insomma chiamare anche loro, ovviamente hanno un regolamento che impone diciamo certe regole, quindi noi dovremmo rispettare questa cosa, però ben vengano queste notizie, quindi siamo grati a loro per questo contributo. Approfitto anche per ricordare a coloro che ci ascoltano, tutti quanti noi, per quanto riguarda il distretto del Cilento, commercio Cilento, c'è quel bando che è uscito per quanto riguarda i contributi alle imprese, quindi ricordo tutti quanti coloro che hanno, come dire, rientrano in quei codici Ateco di fare istanza perché insomma si possono ottenere dei contributi, quindi è un peccato non, come dire, approfittare di questo. Quindi gli uffici chiaramente sono a disposizione per ogni consulenza, ogni forma di chiarimento che vogliono avere, quindi siamo disponibilissimi a poterli, come dire, guidare in queste richieste si possono fare. Quindi, queste erano notizie che volevo giusto dare a tutti quanti noi. Bene, passiamo agli argomenti direttamente allora. Okay? Allora, prima di tutto passiamo agli argomenti delle sedute precedenti, che non avevamo fatto l'altra volta, ci sono più sedute da approvare i verbali delle sedute precedenti, quindi partiamo dalla seduta del 5 di giugno, abbiamo gli argomenti che vanno dal 23 al 30, quindi... Sì. Possiamo verificare le presenze, perché io ricordo che uno era assente. Possiamo vediamo subito. Sì. Allora, questo noi parliamo, mo li dico per data, questo parliamo del 5 di giugno. Vediamo il 5 di giugno se la dottoressa. Ieri era assente, chiaramente non vota, quindi parliamo per data, diciamo, non c'è problema. Qua stiamo parlando del 5 di giugno, la seduta del 5 di giugno, dove c'era praticamente. Il 5, questo è il 5. Allora, vediamo l'assedio, chi era assente ovviamente. E mo le vediamo, le verifichiamo. Per seduto. Certo. Io poi elenco gli argomenti per seduta ovviamente. Allora, la seduta del 5 di giugno parliamo del verbale numero 24 che riguardava la nome della Commissione Locale per il Paesaggio, verbale 25 c'era il piano delle Nazioni per le azioni immobiliari, il verbale 26 aggiornamento del canone patrimoniale, la delibera 27 il regolamento per l'utilizzo del complesso del Castello Medievale di Castellabate, verbale 27, 28, regolamento comunale per l'agevolazione dei matrimoni, verbale 29, c'era questa sentenza del parcheggio Giannella Anna Maria allocata a Pozzillo, e c'era il verbale numero 30, approvazione del programma triennale lavori pubblici elenco annuale. Questi erano gli argomenti relativi a quella seduta del 5 di giugno.
Quindi se eravamo tutti presenti, chi è a favore? Allora, se io ripeto, sto votando a sedute, se è a sedute, sedute per sedute, in modo che sì, facciamo. Però dovevo votare a blocco a questo punto. Votiamo a blocco tutto. Io normalmente io gli devo sempre di votare singolarmente. Questo era il mio pensiero. Io, se voi accettate, io non ho difficoltà, quindi. Come dite voi? Come dici? Ma, no, ma che sono i verbali delle sedute, sono tutti i verbali sedute. Quindi astensione. No. Ma dobbiamo farla adesso, se è così. Io mo, diciamo, sto ragionando per sedute, quindi 5 di giugno. Chi è a favore ai verbali del 5 di giugno, così come sono stati? Non riusciamo a vedere le assenze. Vediamo così sia. Facciamo subito. No, capisco. Vediamo subito. Verbale dal 23 in poi. Allora 5 giugno 2023, sì. Tutti presenti. Ok, ci siamo. Allora, verbale 5 di giugno, chi è a favore del verbale 5 di giugno? Siamo d'accordo, così come sono stati scritti. Ok. Allora, sindaco, però, mi scusi se intervento. Sì. Il consigliere Catino tutto la si astiene. Quindi. Ma anche su questo qua? Sì, tutti. Allora, tutti quanti a favore, tranne l'astensione del consigliere Tortora Catino, ok? Questo è verbale del 5 di giugno. I verbali invece del 23 di giugno riguardano i verbali dal 31 al 35. Praticamente che sarebbe uno è il rendiconto di gestione del Comune di Castellammare, esercizio finanziario 2022, l'altro è di disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione, verbale 33 note di aggiornamento al DUP, verbale 34 era bilancio di previsione 2023-25, e il verbale 35, lavoro di somma urgenza, riconoscimento della somma. Era questo verbale ricordava, sì, debito fuori bilancio. Cioè, quindi adesso andiamo ad approvare i verbali dal 31 al 35 relativa alla seduta del 23 di giugno. Tutti presenti. Chi è a favore a questi verbali? Tutti presenti? Astensione sempre del consigliere Tortora. Poi c'è il verbale dell'8 di luglio che riguardava, l'unico verbale che riguardava il conferimento di cittadinanza a Luca Minier. Chi è a favore? Tutti presenti pure quella seduta? Questo voto. Ok, qua siamo all'unanimità allora, ok? Siamo tutti d'accordo? Questa è la seduta dell'8 di luglio. La seduta invece del 31 di luglio riguarda i verbali dal 37 al 41 che riguardano il 37, riguarda un riconoscimento di debito fuori bilancio. Poi c'è il 38, recesso al consorzio Corisa 4, il 39 era la commissione locale del paesaggio, l'integrazione che facemmo. Poi il verbale 40 è la presa d'atto acquisizione Comune di Castellammare, complesso immobiliare del CAS 60, il 41 riguarda l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Questi verbali del 31 di luglio. Chi era assente? Soltanto era assente la dottoressa Maiuri. Su questo qua del 31? Prego. Quale verbale parliamo? Il verbale è quello del 31 luglio. In realtà non si tratta di un argomento che era posto all'ordine del giorno, ma riguarda le dichiarazioni rese in apertura del Consiglio. Cioè sarebbe? Io ho avuto modo di seguire l'ultimo Consiglio straordinario a distanza purtroppo e volevo innanzitutto stigmatizzare, così come già fatto dal consigliere Maiuri, la prassi che ormai si sta ripetendo molto spesso di convocare i consigli in seduta straordinaria e che non consentono quindi a noi consiglieri di poterci organizzare garantire la presenza. Verbali, sì, sarò molto sintetica. Ascoltando quanto affermato nello scorso consiglio straordinario, mi sono ricordata di questa seduta del 31 luglio e delle affermazioni, delle rassicurazioni che lei, sindaco, dava alla cittadinanza in merito alla problematica che ha riguardato la salubrità delle nostre acque durante la stagione estiva. Ho visto che è stato avviato un procedimento di risoluzione del contratto con Consac che mi sembra di capire da quanto letto dall'oggetto della delibera si concentri. No, forse non ci siamo capiti. Sì. Stiamo votando i verbali, non è l'intervento che possiamo fare. Sindaco, non crede che le sue affermazioni. Allora dobbiamo capire.
capirci. Allora, sì. Lei, noi qua stiamo votando i verbali, allora, se c'è qualche errore nei verbali, diciamo c'è l'errore. No, volevo chiedere a lei, volevo chiedere se lei ritiene di dover modificare le sue affermazioni quando dice che c'è stato un po' di allarme generale, che sono stati fatti i prelievi sulla battigia con il gommone, pubblicamente. No, non è chiaro la cosa, no. Quello che si è detto, non è che oggi mi rimango. Voglio sapere, lei lo conferma. Quello che si è detto, se è correttamente scritto, vale. Sì, se invece è sbagliato, io volevo sapere se c'è stata... Se sbagliato, se abbiamo detto A, invece l'hai scritto B, noi dobbiamo correggere. Sindaco, io voglio chiedere il merito, nella sostanza. Quanto ha affermato a luglio mi sembra in contraddizione con quanto è stato affermato nell'ultimo consiglio. Va bene, era così. Soltanto... Non è una cosa che stiamo discutendo. Ma io voglio... È una curiosità, vista la mia assenza nell'ultimo consiglio. Noi stiamo votando i verbali, forse non è chiaro la procedura. Mi è chiaro, volevo sapere se lei può confermare. No. Sì, ho capito, è quello che ha affermato. È una procedura sbagliata quella che sta utilizzando. Allora, noi ne possiamo parlare in un altro argomento, noi in questa sede che stiamo votando. Gliela pongo dopo la domanda? Sì, noi in questa sede. Va bene, gliela pongo dopo, va bene. Noi stiamo dando i verbali, se c'è un errore dobbiamo correggere. No, errori non ce ne sono. Volevo entrare nel merito della questione, lo faccio successivamente, grazie. Grazie, perfetto. No, se altrimenti non può esserci argomentazione sui verbali, sono verbali fatti. Se c'è un errore lo correggiamo, se non c'è un errore dobbiamo approvarlo, questo è tutto. Quindi chi è a favore sui verbali così come elencati poc'anzi la seduta del 31 luglio? Mi presenti, chi c'è? La dottoressa Fosse Maiore era assente. Lei, allora, Torto si astiene, Maiore era assente, quindi ovviamente si astiene, Nicoletti a favore, il resto a favore, ok? Allora, questa qua abbiamo detto 31 luglio, poi abbiamo la seduta del 26 di settembre, che parte dal verbale 42 al verbale 45. Il 42 riguardava... Il master plan editorale Salerno Sud, la presa d'atto e approvazione del progetto definitivo all'addendum, poi c'era la ratifica, variazione d'urgenza al bilancio, assegnazione comune, contributo, eccetera, poi c'era verbale 44, la ratifica numero 3, terza variazione d'urgenza al bilancio, e il verbale 45, altrettanto, ratifica, variazione d'urgenza al bilancio. Quindi erano 1, 2, 3, 4, 5 argomenti. Chi era presente il 26 di settembre? Nicoletta e Carbutti a sé, quindi allora, chi era presente a favore per questi argomenti? A favore, Nicoletti astenuto, Carbutti astenuto e Tortora, quindi tre astenuti e il resto a favore. Va bene, quindi i verbali sono approvati e grazie. Quindi grazie, passiamo all'altro argomento. Okay. Argomento numero 2. Presidente, chiedo la parola. Prego. Prego, Catina. Chi vuol parlare? Prego. Ne approfitto. Buonasera a tutti. Allora, ne approfitto per continuare il discorso che avevo erroneamente intrapreso prima. Quindi, Sindaco, volevo, senza ripetermi, così cerchiamo di abbreviare un po' i tempi della discussione, volevo chiedere appunto se c'è stato un ripensamento o se sono subentrati dei nuovi elementi che hanno fatto emergere un malfunzionamento quindi degli impianti di depurazione. Qualcosa mi è sembrata di capire leggendo la delibera, diciamo, che è stata oggetto dello scorso consiglio straordinario, e quindi se può ancora confermare le rassicurazioni che effettuava nel corso del consiglio del 31 luglio, quando diceva pubblicamente: voglio tranquillizzare tutti i residenti, non residenti, turisti, bagnanti, che l'acqua a livello batteriologico è sana, è perfettamente sana. E quando affermava appunto che erano stati compiuti dei rilievi anche a mezzo dei droni dei droni dal Pozzillo, e non abbiamo sversamenti, si tratti di un problema naturale. Quindi solo questo, perché mi sembrava di leggere un'incongruenza rispetto a quanto affermato a luglio e quanto oggi invece viene posto, diciamo, quale causa principale dell'inadempimento sul quale si fonda la risoluzione della convenzione con CONSAC. Volevo inoltre
approfittare diciamo della seduta consiliare per avere delle informazioni in merito ad una questione che interessa gran parte diciamo della popolazione che è diciamo sensibile a quelli che sono i problemi legati agli animali e in particolare mi riferisco al problema del randagismo. Io già prima dell'estate avevo intenzione di presentare una mozione per chiedere alla Giunta e al Consiglio di diciamo produrre degli atti che potessero andare nella direzione di risolvere questo particolare problema e soprattutto degli atti con i quali poter andare incontro e a supporto dei volontari che oggi si stanno occupando della questione in maniera del tutto autonoma e privata. Prima dell'estate mi erano giunte delle voci che c'era stata già da parte dell'amministrazione un interessamento e che si era già in cerca di soluzioni, però ahimè dopo diversi mesi non ho avuto modo di leggere nessun documento o nessun atto che potesse diciamo andare a sostegno di queste voci, per cui oggi chiedo al sindaco e non so a chi di competenza di essere informato e di informare quanti stanno attendendo queste risposte. Oggi tratteremo una serie di variazioni al bilancio. Io mi auguro che per il prossimo anno ci sia una variazione che possa prevedere anche la soluzione a questa problematica. Le volontarie sono tante e affrontano ogni giorno problemi molto, molto ingenti. Non ci sono le strutture. Leggevo prima dell'estate che vi è stata anche una delibera di giunta da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento con la quale è in previsione l'istituzione di un canile dinamico è stato definito, ovvero di un canile con la quale si vuole favorire l'adozione, uno stallo temporaneo volto a promuovere l'adozione dei cani randaggi, quindi che andrà a servire i comuni che fanno parte dell'Alto Cilento. Quindi io vorrei chiedere di informarci anche sulla possibilità di poter aderire in qualche modo a questo progetto. È da ieri la notizia del Comune di Capaccio che diciamo con una idea alquanto discutibile però tenta di promuovere in qualche modo l'adozione dei cani randaggi. Sempre nel compiere delle ricerche in materia mi sono imbattuta anche in una delibera del 2009 con il quale invece il Comune di Castellabate cercava di promuovere l'adozione dei randaggi del Comune di Castellabate offrendo un weekend a chi. Si tratta di misure diciamo palliative, di incentivi con i quali si potrebbe in qualche modo incoraggiare l'adozione. È ovvio che si tratta di procedure che andrebbero in qualche modo seguite in maniera attenta e per questo chiedo che vi sia diciamo questo interessamento e vi sia la realizzazione, adesso non mi sfugge il termine, di un regolamento, l'approntamento di un regolamento idoneo per poter da un lato garantire alle volontarie un luogo dove poter accogliere i randaggi e dall'altro lato la previsione di misure incentive volte ad incentivare l'adozione con un protocollo ovviamente volto al controllo delle pratiche adottive e quant'altro. Un'altra cosa, Sindaco, che volevo sottolineare in merito agli incentivi che in apertura del Consiglio ha detto di aver ricevuto per quanto riguarda la programmazione natalizia, la programmazione di eventi, devo far rilevare come quest'anno, dopo tanti anni, non è stata celebrata quella che era diventata ormai una prassi, ovvero l'incontro con le associazioni per la programmazione natalizia. Questa l'abbiamo fatta anche l'anno scorso, nonostante le difficoltà successive agli eventi alluvionali di novembre. Quest'anno invece non c'è stata l'occasione di poter avere un confronto su quelle che sono le problematiche che le associazioni hanno riscontrato nell'organizzazione degli eventi e soprattutto a distanza di 2 anni devo ancora
ancora sottolineare come non ci sia nessun atto prodromico alla modifica o comunque all'aggiornamento del regolamento che riguarda lo svolgimento delle manifestazioni sul territorio comunale. Un regolamento che, voglio sottolineare, viene costantemente disapplicato. Quindi quando chiediamo all'associazione di rispettare le regole e quelle che sono la disciplina, dobbiamo però ricordarci anche che esiste un regolamento che disciplina le manifestazioni, che dice quali manifestazioni si possono svolgere, in che tempi, per quanto tempo. È un regolamento che oggi, leggendo il calendario delle manifestazioni, è completamente disapplicato. Quindi io veramente vorrei avere vorrei essere informata della valenza di questo regolamento, se è ancora efficace e se ancora dobbiamo attenerci a quelle che sono le regole in esso contenute, oppure dobbiamo sottostare a quella che è la volontà politica discrezionale. Grazie per l'intervento. Prego Nicoletti, prego. Grazie Presidente, buonasera, un saluto ai colleghi, un saluto a chi ci ascolta da casa. Io Sindaco stasera, Presidente, chiedo scusa, vorrei porre due problematiche insomma, che negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più pressanti sul territorio. La prima è relativa agli stabilimenti balneari. Come tutti noi sappiamo, c'è il termine del 31 dicembre del 2023, che oramai siamo agli scorci. Però chiedo a voi che cosa intendete fare su questa problematica, perché insomma oggi sembra che ci sia la possibilità di fare una deroga di giunta o di consiglio comunale affinché queste attività possano essere prorogate al 2024, vista i tempi stretti e viste le normative su cui sopra non c'è chiarezza e non c'è. Già altre amministrazioni si sono determinate, insomma è possibile verificare queste cose. Ovviamente io mi aspetto da voi una risposta non a me, ma ai tanti balneari, alle tante attività economiche sul territorio, voglio dire, che hanno dimostrato nel tempo un duro lavoro, hanno dimostrato nel tempo un investimento sul territorio, hanno dimostrato di saper dare un servizio eccellente ai nostri turisti. E questa è la prima questione. La seconda questione, vedo delle grosse difficoltà oggi nel governo del territorio e in particolar modo nel settore urbanistico, che ovviamente sarà noto a voi. Ovviamente l'entrata della legge regionale del piano casa è che noi entro il 31 di giugno non abbiamo potuto farla propria come Comune di Castellabate, in quanto siamo mancanti dello strumento urbanistico del PUC disciplinato dalla legge 16. Questa ovviamente ci comporta grosse difficoltà sul territorio, perché riconosciamo, penso tutti, che la legge Piano Casa, da allora del governo Berlusconi, e poi le regioni di volta in volta con le proroghe e con le nuove norme, e non ultima la regione Campania, ha dato la possibilità in minima parte di poter governare il territorio, di poterlo, voglio dire, in qualche modo indirizzare, di poter dare qualche risposta al territorio e in particolar modo al territorio nostro come vocazione turistica di Castellabate. Nel tempo ha dato la possibilità di poter fare i cambi di destinazioni d'uso, cioè di poter addivenire le proprie proprietà in B&B e poter destinare i propri locali terrani a locali commerciali. Quindi ha dato la possibilità di poter dare delle risposte a quelle che erano le esigenze del territorio turistico. Oggi invece questa cosa, ovviamente per le ragioni che ho spiegato prima, non può coesistere nel Comune di Castellabate. E questa è la fase normativa, è la fase che vi chiedo a che punto è gli incarichi dati per la redazione del nuovo PUC, e quindi voglio dire fare presto su questa faccenda, in modo tale che il nuovo PUC può far propria la legge regionale, ultima legge regionale, e poter garantire anche a questo comune di poter godere di questa norma e non solo. Però poi vedo degli aspetti
e sono preoccupato addirittura dei collassi organizzativi degli uffici. Mi è giunta notizia di qualche giorno che addirittura le pratiche della commissione edilizia esaminate nel settembre del 2023 a tutt'oggi giacciono negli uffici comunali, non sono state ancora inoltrate alla sovrintendenza e agli altri enti sovraccomunali. Questo è un aspetto molto, molto grave, molto particolare, significa che c'è un abbandono in questa esigenza e dietro a quella istanza sappiamo tutti noi che c'è rappresentata un'esigenza di un soggetto, di un'impresa, c'è una richiesta, deve essere espletata in determinati tempi stretti. Quindi oggi a me mi è giunta questa difficoltà di alcuni cittadini che sono venuti a conoscenza che addirittura le loro pratiche non sono state ancora inoltrate. Quindi su questo vi chiedo di fare proprie le mie parole, di sollecitare gli uffici affinché possano adempiere o rafforzare gli uffici, perché presumo che non è un problema di menefreghismo da questo punto di vista, ma è un problema probabilmente di poco personale a disposizione, del carico di lavoro che ogni ufficio viene chiamato quotidianamente per le attività quotidiane. Quindi su questo mi raccomando, voglio dire, affinché queste procedure possano essere lasciate ai loro tempi già prestabiliti e dare risposte certe al cittadino. Grazie. Grazie consigliere. Allora, rispondo prima al consigliere Torto per quanto riguarda la prima richiesta, diciamo, fatta per quanto riguarda le dichiarazioni in consiglio comunale. Ovvio che quelle che si è detto in consiglio io confermo tutto, è normale, non è che adesso andiamo a rivedere quello che abbiamo detto, però tenga a chiarire, dobbiamo un attimo contestualizzare quanto si è detto quella volta. Noi parlavamo di analisi delle acque, attenzione, non abbiamo parlato di gestione dei depuratori o quant'altro, quindi no. Parliamo di analisi, io quando ho detto, e lo confermo ancora, quando io ho affermato in questa sala che la cittadinanza doveva stare tranquilla perché le acque erano buone, le acque rientravano tutte, erano nei parametri, perché abbiamo fatto fare l'analisi sia noi, sia l'ARPAC, sia altre società, eccetera, quindi lo confermo altrettanto adesso. Quindi, ma il punto non era questo, che le acque erano effettivamente balneabili, noi parliamo di balneabilità. Cosa diversa poi per quanto riguarda la gestione, che poi a settembre abbiamo iniziato a porre altre questioni al depuratore, quando io ho fatto richieste per salire, lì abbiamo avuto le criticità che abbiamo lamentato nel Consiglio Comunale, quindi sono due cose totalmente diverse, quindi non facciamo confusione cerchiamo di essere chiari su questo aspetto, che è un aspetto molto serio e delicato, qui non diciamo cose che poi potrebbero nuocere all'uno, all'altro o all'intera comunità di Castellà, quindi ci tengo a cedere questo aspetto. Noi parlavamo di balneabilità delle acque, lo confermo ancora, dalle nostre analisi, dall'ARP che è chiamata da me, da quella del laboratorio fatto da Consa Castotè, le acque erano balneabili, quindi ho tranquillizzato per mio dovere, perché era mio dovere tranquillizzare tutti quanti sull'aspetto della balneazione, perché eravamo in luglio e in agosto, cosa diversa che poi a settembre abbiamo iniziato a fare altre procedure, abbiamo fatto richieste per l'accesso ai depuratori che ci è stata negata, abbiamo fatto noi altre indagini. Quindi si è aperto un altro ragionamento che ci ha portato poi a quello che è stata la delibera. Quindi tengo a chiarire, spero che non si strumentalizzi su questa cosa, perché è una cosa molto seria e delicata, ne va della credibilità di una comunità che è Castellabate. Non facciamo strumentalizzazione su queste cose, che francamente insomma non sono cose che si possono permettere. Quindi questo è l'aspetto, ripeto, che tengo a chiarire su questa cosa qua, quindi sia chiaro in tutti i sensi. Poi, per quanto riguarda invece la questione dei cani, neanche 15-20 giorni fa abbiamo proprio mandato una richiesta all'ASL per fare un'altra giornata di microcippature che abbiamo fatto, credo, qualche 7-8 mesi fa, l'anno scorso più o meno, nonché per la sterilizzazione dei cani padronali, perché non è che è una cosa che a noi non interessa, anzi è una cosa che a me personalmente, a tutti quanti noi, sta molto a cuore. Io pure tengo un cane, tutti quanti noi amiamo gli animali, e i cani in particolare sono animali insomma che tutti quanti noi amiamo sicuramente. Quindi abbiamo fatto questa richiesta all'ASL, stiamo aspettando che l'ASL ci organizzi una giornata che per la microcippatura e la sterilizzazione dei cani randaggio, cani padronali abbandonati in qualche modo, che sono purtroppo in giro e quindi che sappiamo che abbiamo difficoltà. Ricordo che su questa questione il Comune, quando interviene su un cane randaggio, un cane che non ha padrone, non è cippato, l'unica cosa che può fare è portarlo in canile. Tant'è vero che noi, il Comune di Castellabate, paga attualmente un canile autorizzato
oltre 35.000 euro all'anno. Non è che noi come comune siamo insensibili a questa problematica, per carità, però mi rendo conto che se c'è un cane su strada è chiaro che in qualche modo va assistito, ma noi non abbiamo le strutture per assistere. Anzi, ringrazio attualmente tutti i volontari e le volontarie che ovviamente svolgono questo nobile lavoro, sicuramente sono persone da ammirare, perché veramente ci mettono amore a curare questi poveri animali, insomma, che purtroppo non hanno padrone, che stanno sulla strada. È chiaro che da parte nostra, insomma, la massima sensibilità e collaborazione, ma noi più di quello che stiamo facendo non è che riusciamo a fare, perché se noi interveniamo, ripeto, dobbiamo chiamare il canile, e il canile l'unica cosa che può fare lo porta in canile, lo può assistere in canile, non è che lo può assistere in altre strutture, non abbiamo strutture organizzate che ci consentono di poterli ospitare, questo è il problema che noi abbiamo. Però possiamo fare sicuramente molto facendo una sterilizzazione di questi cani che sono in giro, e quindi evitare che faccio altri cucci, insomma, che poi saranno sulla strada, e quindi questa è la cosa sicuramente possiamo evitare. E ripeto, abbiamo chiesto, ripeto, non più di 20 giorni fa, credo, 20 giorni fa è stata protocollata questa richiesta all'ASL, e stiamo aspettando che l'ASL ci dia l'ok per fare non solo la microcippatura ma anche la sterilizzazione di questi cani. Quindi, ripeto, su questa cosa noi questo possiamo fare e quello stiamo facendo. Poi, se c'è un'associazione che viene da noi, ci dice le problematiche, noi siamo a disposizione anche per contributi all'associazione, però ci vuole qualcuno che ci diede una mano in termini concreti, un'associazione. Non possiamo fare qualcosa per un privato che possa fare, diciamo, l'intervento che, ripeto, meritevolissimo, nobile, però noi abbiamo difficoltà ovviamente a dare una mano a coloro che, insomma, non sono organizzati in termini associativi. Se vi è un'associazione, venga qui tranquillamente, noi domani mattina quando vuole, e sicuramente siamo a disposizione a poter porre qualsiasi rimedio che noi possiamo ovviamente fare. Quindi su questa cosa massima disponibilità e massima sensibilità su quella che è il problema degli animali, per in generale, ma i cani in particolare sicuramente. Per quanto riguarda gli eventi, l'altro argomento che poneva su questa questione, noi stiamo rivedendo un poco il regolamento, lo stiamo già riguardando, non abbiamo purtroppo il tempo materiale per poterlo fare, ma c'era già una delibera di giunta abbozzata col segretario che poi abbiamo dovuto, come, rivedere su certi punti. Stiamo rivedendo proprio il regolamento, proprio per le forme di, non solo dei servizi che noi concediamo, perché il comune, sapete, elargisce non solo servizi, dà contributi, dà una serie di attività, e dobbiamo regolamentare e disciplinare proprio questo aspetto. E in questo regolamento andremo a disciplinare un poco tutto quello che sarà le attività delle varie associazioni, quello che si farà sul territorio. Quindi è una cosa che a brevissimo dovremmo affrontare, perché è stata mancanza di tempo che non abbiamo fatto ancora, questa è la verità. È vigente, sicuramente c'è un vecchio regolamento che è vigente, che sì, dovrebbe essere applicato in maniera puntuale, dico io. No, io dico totalmente, io dico totalmente puntuale, perché se leggiamo il regolamento prevede una serie di cose che probabilmente si sono un po' dimenticate, però è giusto che questa cosa la rivediamo, la attualizziamo, e questa cosa ne approfitto nel momento in cui noi andremo a rivedere questi aspetti. Sicuramente faremo un incontro con le associazioni, col forum dell'associazione, proprio a confrontarci e vedere chi potrà portare sicuramente dei miglioramenti al regolamento, se siamo disponibili a fare. È stato solo un problema di tempi che non abbiamo avuto purtroppo, e che presi sempre da mille questioni. Quindi queste sono le tre cose che servono posto da parte del Consiglio di tutto. Per quanto riguarda così Nicoletti, per la questione balneare, infatti sì, dici bene, sulla questione balneare, neanche a farla apposta, noi giovedì avremo un incontro con le associazioni dei balneari, proprio perché abbiamo una delibera già pronta, abbozzata, su quello che è, diciamo, l'orientamento di questa amministrazione, e quindi la vorremmo prima condividere con loro. Quindi giovedì, vi anticipo, c'è questo incontro già programmato insieme alla consigliera Dalia Russo, su quale argomento lei sta veramente lavorando tantissimo, veramente. Quindi la delibera è già pronta, vi assicuro che è già pronta. Quindi stiamo ragionando già in un'ottica di soluzione, insomma, un certo orientamento. Quindi noi lo vogliamo prima condividere, quindi non voglio anticipare che cosa vogliamo fare, ovviamente, perché sembra scorretto anche nei confronti di coloro che abbiamo chiamato. Quindi ci vedremo al tavolo qui con i balneari, tutti quanti, le varie associazioni presenti. Da lì condivideremo sicuramente un orientamento unico. La delibera è già fatta, il segretario ha già lavorato già, quindi la completeremo su quelle che saranno le scelte che andremo a fare giovedì, e venerdì conto già di fare delibera, in modo tale così questa cosa la mettiamo in maniera chiara, precisa, in modo che ognuno saprà quello che dovrà fare poi nei prossimi mesi, quello che andrà a fare. Quindi un argomento pure a noi che sta molto a cuore, ovviamente. Quindi grazie che hai posto la questione, ma ti assicuro che la cosa a giorni la risolveremo. Quindi spero che per venerdì faremo delibera, così come già
programmata, diciamo, nei nostri lavori. Per quanto riguarda la, il settore urbanistico, voi sapete che hai posto un problema molto serio, è quello del piano casa. Il piano casa purtroppo non è applicabile se il comune non ha il PUC. E quindi, ahimè, questa è una cosa che tu sai il mio pensiero, voi sapete tutti il mio pensiero. Il PUC andava approvato, secondo me, nel 2011. Noi avevamo un PUC sul, sulla scheda, l'ho sempre detto. Poi, purtroppo, è subentrato il regolamento numero 5 dal 5 agosto 2011 che non ha consentito più di approvarlo. Vabbè, ma questa è storia, oramai non voglio ripetere la storia. Quindi, su questa cosa si sono messi troppi anni, probabilmente. Ma non voglio, ripeto, mettere il dito nella piaga. Noi assolutamente no, noi abbiamo dato un incarico attualmente all'Università di Salerno che sta lavorando su questo argomento. A giorni ci hanno garantito che a giorni questa bozza di preliminare alla PUC sarà pronta, quindi l'ho pure sollecitato quando è stato 20 giorni fa ci siamo risentiti con queste persone, quindi speriamo che entro l'anno, quando viene la prima bozza, la vedremo qua, vi chiamerò tutti quanti, ovviamente la condivideremo, avremo modo di guardarla tutta, perché sarà una cosa... No, è così. No, ma io manco l'ho visto, non è che io ho visto quello che sta facendo. No, prima con voi ovviamente e poi con tutti quanti coloro, gli attori, gli stakeholder che dovranno avere, è chiaro, tutti gli stakeholder, tutti i privati, le associazioni, le imprese, tutti coloro che hanno interesse insomma a questo. Quindi noi abbiamo dato prima l'incarica all'Università di Salerno, poi abbiamo fatto una variazione in giunta, se vi ricordate, che è il CURI, attualmente il CURI, che è il Centro Universitario Grandi Rischi che sta lavorando su questa cosa. C'è un'equipe di ragazzi e ragazze che stanno lavorando, ci hanno garantito che la cosa è pronta, quindi è questione di pochi giorni. Abbiamo prima avuto già degli incontri propedeutici a questa cosa, ma a giorni dovrebbe portarci le prime tavole da poter visionare, quindi in modo tale così ognuno poi potrà dire la sua. Quindi un piano aperto a tutti quanti, quindi è una cosa che purtroppo se non facciamo questo mi rendo conto che il problema purtroppo permane. Per quanto riguarda invece gli uffici, vi anticipo che altrettanto proprio consci tutti quanti noi, conscio personalmente anche io per questa problematica che tu giustamente hai posto, noi abbiamo provveduto a fare, vorremmo fare dei cambiamenti di unità interna, tant'è vero, prima di poterli fare in giunta, che pure c'è una delibera già pronta, abbiamo dovuto fare la comunicazione ai sindacati, quindi i termini dei sindacati scadono oggi, se ricordo bene, martedì, quindi domani mattina credo che potremmo già fare delibera per fare degli spostamenti per implementare l'ufficio urbanistico, perché noi attualmente, sapete, abbiamo un ufficio distaccato tra San Marco e Santa Maria, una cosa che secondo noi non va bene, quindi vorremmo far rientrare le unità del settore urbanistico qui in questa sede. Prima però avevamo un problema oggettivo che erano gli uffici, vi ricorderete gli uffici, le condizioni in cui stavano gli uffici. Adesso finalmente abbiamo sistemato gli uffici, abbiamo tolto il vetro centrale, abbiamo ripitturato e iniziato tutte le pareti, quindi oggi è un ufficio come dire agibile, vivi. Prima francamente era un ufficio che non poteva essere, quattro persone in quell'ufficio non ci sta. Oggi pare che la cosa sia risolta, quindi già domani, oggi scadono i termini dei 5 giorni alle unità sindacali, domani faremo giunta per fare rientrare queste figure qui sul posto, più altri spostamenti che faremo all'interno delle aree, in modo tale che andremo a implementare proprio quello che è l'ufficio urbanistico effettivamente vedo che sta in affanno, e quindi insomma vorremmo chiaramente, quindi tranquillizzo insomma pure il consigliere Nicolai su questa cosa che è la nostra attenzione, sicuramente a giorni avremo dei miglioramenti sicuramente su questa cosa. Bene, grazie per gli interventi. Allora io passerei a questo punto direttamente all'argomento numero 2, che in effetti riguarda la comunicazione al Consiglio Comunale del prelevamento del fondo di riserva. Quindi voi sapete abbiamo fatto questa delibera di giunta comunale, che è la numero 193 del 13 ottobre, dove abbiamo prelevato dal fondo di riserva di competenza la somma di 35.000 euro e l'abbiamo destinata al capitolo 126301 per la manutenzione del patrimonio comunale. Avevamo bisogno purtroppo di fare interventi urgenti sui valloni, su tutta una serie di cose che insomma erano urgenti, abbiamo prelevato questa somma di 35.000, quindi è soltanto una comunicazione che io dovevo al Consiglio e la sto facendo. La delibera di giunta che riguarda, che avete sicuramente già letto, è la 193 del 13 ottobre 2023. Quindi, ripeto, abbiamo prelevato questi 35.000 per mettere su questo capitolo che riguarda la manutenzione del patrimonio comunale. Interventi che credo tutti quanti voi state vedendo, quindi si stanno facendo sul territorio per quanto riguarda le aste fluviali, i valloni, i canali, tutto ciò che si sta facendo. Purtroppo non avevamo risorse necessarie, abbiamo dovuto implementare questo capitolo per far sì che questi lavori venissero fatti. Quindi questa è la comunicazione.
Non c'è, soltanto una presa d'atto, se non dobbiamo votarlo, non dobbiamo fare nulla. Come? No, la comunicazione, no. No, discussione possiamo fare se c'è l'intervento, ma non c'è votazione sull'argomento. Quindi, se volete intervenire, prego, come no. Grazie. Prego, prego. Presidente, io da questa delibera prendo atto, da questa comunicazione, precedentemente delibera di giunta, prendo atto che la programmazione, quella che si fa a monte dell'attività, si sta risolvendo con l'acquisizione del fondo di riserva. Voglio dire, perché le risorse erano minimali, adesso sono stati implementati con questa richiesta che l'ufficio faceva alla Giunta e la Giunta approvava, e che l'articolo 177 del TUAL prevede questa cosa. Però io quello che mi volevo soffermare è che ho l'impressione che ci sia stata una poca attenzione alla problematica, nonostante nel 19 del 22 novembre del 2022 gli allarmi sul territorio sono stati notevoli. Quindi si auspicava che per il bilancio 2023 potevano essere appostate maggiori risorse per la problematica. E questa è la prima questione sul tema Pulizia Valloni. La seconda questione sul tema Pulizia Valloni, ne approfitto per ribadire il mio pensiero, è quello che vedo una superficialità nella gestione economica di questa attività. Non vedo il rispetto della rotazione dei soggetti economici interessati a questi tipi di attività, non vedo un'attenzione in maniera compiuta, determinata, cioè perché noi affidiamo per 3.000, nel durante che abbiamo affidato per 3.000 estendiamo per altri 1.500, poi affidiamo per altri 1.600, poi sembrano dei puzzle che arrivano, che cadono dal cielo e li raccogliamo e li andiamo a mettere. Cioè non vedo una pianificazione precisa, dettagliata, in rispetto innanzitutto delle norme vigenti, perché la rotazione dei soggetti economici è una norma regolamentata, non ultima nel luglio del 2020, dell'articolo 49, dove il consigliere Maurano, ricordo, nella gestione precedente, sollecitava spesso questa questione, spesso sollecitava gli uffici a fare attenzione e faceva bene. Oggi questo tocca a me, perché io quotidianamente vado a vedere l'albo pretorio ogni sera e mi rendo conto da queste attività, dall'albo pretorio, quindi delle determine degli uffici che producono durante la giornata, di non avere rispetto. Una volta esisteva un albo dei fiduciari, questo albo insomma gradualmente veniva aperto, veniva data la possibilità ad altri soggetti economici di inserirsi, quindi c'era un rispetto del criterio della rotazione dei soggetti economici. Ma questo lo voglio ribadire semplicemente per mia constatazione personale, non perché, voglio dire, sono avverso ai soggetti economici che voi date continua attività lavorativa, ci mancherebbe, sono rispettoso perché sono dei grandi lavoratori e lavorano in maniera anche onesta da questo punto di vista, quindi ci tengo a precisare. Il problema, la bontà del legislatore nel dire alle pubbliche amministrazioni di applicare la rotazione è il concetto che crea economia all'ente appaltante, perché se noi ci mettiamo in rotazione, ci mettiamo in concorrenza, creiamo una concorrenza tra i soggetti, tra gli attori, evidentemente al fine di questo risultato abbiamo risparmiato qualche cosa come ente, perché si crea la concorrenza da questo punto di vista, cioè si crea la condizione affinché io posso partecipare per superare l'eventualità l'altro collega che vuole fare questa cosa. Quindi questo porta il criterio della rotazione innanzitutto all'economicità dell'ente, e io sono anche convinto che porta la rotazione porta al miglioramento delle attività che si pongono in essere, perché ogni soggetto economico vuole dimostrare alla cittadinanza o all'amministrazione di aver portato a termine quel lavoro, di averlo saputo portare a termine con tutti i criteri e con tutte le efficienze di questo mondo. Quindi io ho grande rispetto di questa norma, però devo
verificare, constatare che questa cosa non si sta più verificando nel comune di Castellabate. Quindi questo lo potete vedere voi quanto me, perché vedete gli impegni, le determine che escono quotidianamente dall'ufficio, e quindi capiamo se i soggetti, a meno che non ci siano un'omonomia di partita IVA e un'omonomia di ditta individuale. Quindi se ci sono queste omonomie, io chiedo scusa, e significa che ho fatto una cattiva lettura degli atti a mia disposizione. Quindi vi ringrazio e vi invito su questa cosa. Grazie. Per quanto detto, va bene. Chiedo la parola. Prego, l'assessore Maurano, prego la parola. Allora, consigliere, mi dispiace doverti contraddire su entrambe le tue affermazioni. Uno, perché forse leggendo l'albo pretorio è saltata qualche pagina, perché leggendo l'albo pretorio per quanto riguarda gli affidamenti che vengono fatti dal comune di Castellabate, si può constatare senza paura di essere smentiti che c'è una rotazione di tutti gli operatori economici presenti sul territorio, dagli escavatoristi, e allora ti sfido a portare l'elenco di tutti gli escavatoristi per vedere quanti sono, quali valloni hanno fatto e in questi 2 anni quanti di questi escavatoristi hanno preso i lavori e soprattutto quanti escavatoristi hanno lavorato. Ti sfido a portare anche per quanto riguarda il materiale edile che viene preso, vengono scelte una rotazione, tutte le attività presenti sul territorio. Quindi il principio della rotazione, che è un principio cardine della pubblica amministrazione, che è un principio a cui teniamo e che stiamo attuando, è visibile sia il giorno quando un qualsiasi cittadino può girare nel territorio e vedere le ditte che stanno lavorando, sia attraverso la lettura degli atti. Quindi smentisco categoricamente l'insussistenza del principio di rotazione, ma anzi pensavo che fosse così chiaro e così palese dalla lettura degli atti e dal girare quotidianamente sul territorio l'applicazione di questo principio, perché ripeto, gli escavatoristi, prendi l'elenco degli escavatoristi e delle ditte che sono sul territorio, paragona l'elenco alle determine, vedrai che la maggior parte di quell'elenco che tu hai, che comprende tutti gli escavatoristi, stanno lavorando o hanno lavorato con il comune di Castellabate a rotazione, ognuno con un pallone, ognuno in base alle esigenze che l'ufficio ha detto loro, ma sicuramente c'è una rotazione che è visibile agli occhi di tutti. Per quanto riguarda la programmazione, tu mi dicevi, noi nel bilancio del 2021, così come nel 2020, la spesa per i valloni era di, vado a memoria, forse 11.000 euro. Noi già nel 22, prima ancora che succedesse l'evento alluvionale, l'abbiamo raddoppiata questa spesa. Durante poi l'alluvione, che nel quale sono stati puliti anche molti altri valloni che già erano stati interessati da precedente pulizia, solo che l'evento eccezionale ha comportato il dover pulire un'altra volta anche quei corsi d'acqua che erano già stati puliti, allora nel 22 questa spesa è raddoppiata, è rimasta raddoppiata rispetto agli anni precedenti anche nel 23. Ora, se vogliamo parlare del fondo di riserva, è un fondo che sussiste proprio anche per queste esigenze. Io non voglio ritornare, perché poi inizia la diatriba, inizia la contestazione tra le parti, non voglio ritornare sul passato, però se mi richiamate su questi aspetti io poi lo devo fare. E quindi eravamo in questo consiglio, voi eravate maggioranza, noi eravamo opposizione. Nel dicembre 2016 l'amministrazione fece un prelievo dal fondo di riserva per mettere e installare le luminarie natalizie. Ora io penso che paragonare il prelievo per la pulizia dei valloni o per le luminarie natalizie sia diverso. È molto più, a mio avviso, pertinente farlo per i valloni e quindi tutelare il territorio che per un aspetto più marginale, sicuramente necessario, ma sicuramente non è un aspetto vitale per il territorio. Questo dal mio punto di vista. Quindi lo ripeto, perché hai tirato in ballo il prelievo del fondo di riserva di una paventata mancata programmazione, quando invece ti ho detto che la spesa per la pulizia dei valloni è raddoppiata
quindi prima era tot, oggi è il doppio rispetto a prima, e anche perché il fondo di riserva serve per queste esigenze straordinarie, che in questo caso è stato utilizzato per i valloni, che in altri casi è stato utilizzato, a mio avviso non con piena pertinenza, per le luminarie. Grazie. Grazie assessore. Può dare la replica, presidente? Se facciamo, cominciamo replica contro replica, non ce lo usciamo. Io gliela chiedo. Vabbè. Ma veramente un minuto. Proprio la concedo per un minuto, perché veramente deve essere. C'è grazie. Fatto intervento, dobbiamo dire ok, questo è intervento, tu dici la tua. No, no, ma infatti non deve essere una derivativa, perché mio era un suggerimento, è una pura constatazione di quello che vede. Però prendo atto che il consigliere vice sindaco Maurano mi ha detto che ho sbagliato a leggere i documenti, e quindi tutti gli elaborati che io mi caccio delle determine degli uffici, anzi mi ha chiesto una sfida, cosa che non farò perché io ho rispetto degli operatori economici, e quindi però nello stesso tempo richiamo il rispetto delle norme. L'articolo 49, caro vice sindaco, dice addirittura che se il soggetto è in itinere di lavorazione non può avere un altro incarico nel durante, addirittura deve fermarsi per l'esercizio. Quindi l'articolo 49 è ben chiaro. Io ho detto in premessa semplicemente, può darsi che c'è un'omonomia di nome, quindi mi sto sbagliando e chiedo scusa, ma nell'eventualità credo che di non avermi sbagliato. Grazie per il chiarimento. Grazie, l'ultima, per replica, visto che replica ha toccato un altro argomento, il vice sindaco delle luminarie, effettivamente noi prendevamo solitamente il fondo di riserva nel 2016, no, l'abbiamo fatto anche in un'altra annualità per le luminarie. Io non ho contestato il prelievo, non so se è stato chiaro. Io non ho contestato il prelievo, è stato chiaro, per la così, cosa. Non c'è io problema. Ho contestato che non c'è stata la giusta programmazione nonostante gli eventi precedenti. Grazie. Voglio dire, sapere che avevamo dei valloni e sapere che avevamo un'altra cosa, mi raccomando, visto che parliamo di valloni, mi raccomando di chiedere alla Regione Campania il ristoro di queste spese, perché noi sappiamo bene tutti che le competenze per la manutenzione dei corsi d'acqua è in capo al genitore. Ma, permettimi consigliere, però avendo fatto l'opposizione, avendo letto tutti gli albi pretori nel corso degli anni, venire qui a dire degli affidamenti diretti e della rotazione proprio a noi che stiamo facendo rotazione, proprio a chi rotazione non ne faceva, mi sembra veramente un paradosso. E permettimi di dire che la programmazione finanziaria ha raddoppiato gli stanziamenti per i valloni. Ora, se vogliamo dire il contrario di quella che è la realtà, io ti ho sfidato in maniera benevola proprio perché con la coscienza pulita nel dire che c'è una massima rotazione, e ti invito a guardare e a vedere tutte le ditte che stanno lavorando, tutte, senza distinzioni di sorta, come veniva fatto prima. Grazie. Bene, grazie. Allora, grazie per i chiarimenti, però giusto per concludere e poi passiamo all'altro argomento. In effetti noi stiamo parlando, ti prego. Dobbiamo andare avanti. La spesa vostra era anche un po' minore, molte volte si puliva solo dove si vedeva vicino al ponte, però non si continuava. Quando trovi un'ostruzione al vallone e devi continuare, lo devi pulire tutto. Perciò, quindi lo pulivi solo per le foto, vedete che allora non si può essere buoni. Se dobbiamo fare chiarezza, io devo rispettare farla. Il regolamento, ogni volta che sì, devo mi fate dire, allora devi invitare il tuo vice sindaco a non replicare sulla replica. Non potremmo fare sempre un battibecco. Perché ma non è un battibecco qua, non è un battibecco. La prossimità dei corsi d'acqua, io le do anche una spiegazione vi siete chiariti, tranquilla, tu sei stato chiaro. Pulire il vallone in discesa, lui ti ha detto, è meglio tu sei stato nelle chiaro, parti grazie nelle parti per quanto detto. Quindi, grazie. Riqualificare un vallone in discesa, grazie, già naturalmente le acque grazie hanno così, grazie per il chiarimento, grazie. Allora, volevo giusto chiarire e poi passiamo, ripeto, all'argomento. Su questa cosa noi stiamo discutendo un problema che è di gestione. Noi stiamo parlando, non è la politica che decide la rotazione, come si fa, perché chiaramente c'è la rotazione, ma non possiamo sapere la disponibilità delle ditte, tutte queste cose le sa l'ufficio, e l'ufficio applica ovviamente la legge, non è che l'ufficio si sveglia la mattina e fa le cose così di modo proprio, chiaramente c'è tutta la, bisogna vedere la disponibilità delle ditte quali sono, la capacità, voi sapete bene chi ha i mezzi adatti per fare quel tipo di lavoro, chi non li ha, c'è tutta una serie di elementi che concorrono alla scelta dell'operatore, ma questo lo fa ovviamente il responsabile, lo fa l'ufficio.
che ben va sicuramente, non è che noi possiamo andare, dici, quando mai possiamo dire scegli Tizio non Caio, lungi da noi una cosa del genere, anzi guai se lo facessi. È l'ufficio che determina la rotazione, determina gli operatori per le capacità, per le disponibilità, per tutta una serie di elementi, ripeto, che concorrono alla scelta. Ma questo è chiaro. Quindi, lungi da noi questo pensiero. Comunque, grazie, vabbè, ma era un chiarimento doveroso, perché sembrerebbe che la politica scelga gli operatori. Non li sceglie certo la politica, li sceglie l'ufficio. E per quanto mi risulta, mi consta, tutti quanti stanno lavorando, ognuno è impegnato, ognuno sta facendo tutto quanto, quindi non mi risulta una cosa. Comunque, era per chiarire l'aspetto. Comunque, grazie per la cosa. Quindi l'argomento numero 2, abbiamo fatto la comunicazione, passiamo all'argomento numero 3, che è la sesta variazione, quindi ratifica della variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023-25, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto 267 del 2000, delibera di giunta comunale 198 del 18 ottobre, sesta variazione. Quindi in effetti questa è una variazione di bilancio fatta il 18 ottobre, quindi perfettamente nei termini dei 60 giorni che sapete che va ratificata in consiglio. È provvista del parere verbale numero 39 del 17 ottobre del revisore dei conti, che ha dato parere favorevole alla variazione. In buona sostanza vi sintetizzo la delibera, che cosa prevede. Innanzitutto prevede un inserimento in bilancio, una posta in bilancio nuova per quanto riguarda la somma di 364.000 euro che riguarda l'adeguamento dei prezzi del porto di San Marco, quindi per la mandelata a San Marco. La Regione ha riconosciuto questo adeguamento prezzi e ci ha concesso 364.000 euro per questa cosa, quindi la mettiamo sia in entrata che in uscita, quindi ovviamente. Oltre poi ci sono una serie di minori uscite che abbiamo messo in variazione. Quindi una serie di uscite che vanno a impinguare altri capitoli sempre con la stessa parità di bilancio, ovviamente togliendo una parte e mettendoli su altri capitoli dove c'era necessità. Quindi abbiamo vari minori uscite per quanto riguarda, non so, la pulizia degli uffici, energia elettrica meno 14.000, acquisto di beni meno 7.000, a fronte di impinguamenti che vanno su campo turistico per 5.000 euro, per 39.000 per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio, pure qui abbiamo aggiunto altri 39.000 euro per la manutenzione. Quindi queste voci, diciamo, di minore spese vanno a compensare questi impinguamenti di maggiori spese. Quindi alla fine, ripeto, l'unica voce che va in entrata e in uscita, che è nuova voce, è quella sulla mantellata del porto di San Marco di 364.000 euro, e le altre sono semplicemente spostamenti di capitoli, chiaramente in equilibrio a parità di bilancio. Questa, diciamo, è la variazione. Se ci sono argomenti su questa variazione, prego la parola il consigliere Maiuri. Prego. Silenzio. Buonasera. Non vedo né il dirigente del servizio finanziario e non vedo neanche i vigili stasera presenti in consiglio. Vabbè, ma siamo tranquilli, quindi non c'è problema. Allora, io ho guardato le delibere di giunta, perché purtroppo non sono riuscita a scaricare le proposte, ma credo che il contenuto sia lo stesso. Rispetto a questa variazione, io leggo sicuramente nella delibera di giunta c'è una nota della Castellabate Servizi che richiedeva la copertura delle spese relative a servizi rientranti nel piano industriale. C'è una nota dell'area 1 che richiedeva, e poi ne parleremo, e un'altra dell'area 7 del 20 numero 22 107 del 17/10/2023, che in effetti appunto è la somma del 300 in entrata, di mettere in entrata la somma di 364.700 della mantellata del porto dovuto all'adeguamento dei prezzi. È facile riscontrare la richiesta dell'area 1, perché noi togliamo dalle spese per feste, acquisto di beni per feste e solennità civili, delle cifre, lo tolgono dalle spese per feste, ancora per l'altro capitolo sempre di competenza dell'area 1, per andare a impinguare, perché ho visto la richiesta, era un adeguamento da parte
della prefettura per l'acquisto dei registri. Non trovo la richiesta invece di questi altri responsabili. Non trovo la richiesta del responsabile, perché vedo che c'è un impinguamento ancora una volta del capitolo del turismo di 5.000 euro e non trovo la richiesta rispetto alla manutenzione al capitolo 1096, manutenzione del patrimonio comunale di 39.000 e più euro. Fa parte? Per quali servizi? Chiedo scusa. No. La nota 22 della Castellabate Servizi. La nota non ce l'ho, la nota, perché è poco chiaro, diciamo, non riesco. I 39.000 euro sono andate. Dei servizi fatti, ok. Vedo, volevo anche delle notizie per quanto riguarda, dunque, per quanto riguarda questa somma in diminuzione di 13.000 euro di supporto di portisti gestione area Porto di San Marco e per quanto riguarda gli uffici, sempre piano industriale Castellabate Servizi. Qua abbiamo in diminuzione una somma di 13.000 euro nel supporto di portisti gestione area transito Porto San Marco e abbiamo anche in diminuzione pulizia uffici comunali. Non riesco a capire perché sono andate. Prego assessore, infatti volevo una spiegazione, poi faccio le mie. Sì. Allora, per quanto riguarda meno 13.000 euro per il supporto di portisti, perché era previsto l'implementazione di altre due unità che non è avvenuta, quindi queste altre due unità che dovevano essere assunte per la gestione dell'area portuale e del servizio di portisti supporto, non c'è stata l'assunzione di queste altre due unità e quindi c'è stata un'economia di spese di 13.000. Quindi la stessa questione vale per i 5.000 euro, perché voi ricordate che dal piano industriale la figura delle pulizie uffici sono tre. Non è stato fatto ancora la procedura concorsuale, sono state acquisite le domande, c'è da nominare la commissione e poi fare la procedura concorsuale e per questo abbiamo detratto quello che doveva essere dato alla Castellabate Servizi per l'implementazione di una terza unità e visto che non c'è stata questa implementazione della terza unità si è fatto un'economia di spesa e perciò trovate i 5.000 euro. Per quanto riguarda pulizia uffici, ancora non è stata espletata la procedura concorsuale e per questo c'è un'economia di spesa. Per quanto riguarda poi il capitolo 1096.1 manutenzione patrimonio comunale, oltre a quanto già detto, c'è da sottolineare che le risorse che sono in questo capitolo sono servite in quel periodo temporale, quindi stiamo parlando un po' prima della variazione, soprattutto dopo la variazione, sono servite anche per interventi quale il parcheggio in via Pepi e sono servite per la manutenzione delle scuole, alcune manutenzioni fatte alle scuole, per la relazione degli alberi, dei pini pericolanti a Piazza Lucia. Quindi questi sono anche gli interventi, oltre a quelli già detti, questi sono anche gli interventi previsti su questo capitolo necessari a seguito di questa variazione. Grazie. Grazie assessore per i chiarimenti. Altri chiarimenti, consiglieri? Sul capitolo 9 e 22 del turismo, sì. Ricordo che lì in quel frangente c'erano altre manifestazioni da fare, ma soprattutto c'era anche il distretto del commercio
che bisognava attivare. Ci fu anche un'altra variazione dove c'era entrata e uscita, cioè che altri comuni appartenenti al distretto dovevano corrispondere al comune, e in questa fattispecie c'erano anche delle manifestazioni imminenti e il responsabile chiedeva una piccola cifra per poter svolgere queste manifestazioni. Visto l'imminenza della manifestazione fu fatto questo spostamento. Grazie. Prego, no, se ci sono chiarimenti ancora. Sì. Prego. Vabbè, ancora una volta ci troviamo di fronte a una delibera che denota una, purtroppo lo devo dire, una mancanza di programmazione. No, una mancanza di programmazione perché siamo in un momento dal punto di vista economico dell'ente, voi lo sapete benissimo, molto delicato. Io vi ricordo che siamo in una fase di disavanzo, la ricordate bene, avevate il dovere ogni 6 mesi di fare una relazione per quanto riguarda quella che era lo stato dell'arte ai sensi dell'articolo 188, e vi ricordo ancora che questo è l'ultimo anno che l'articolo 188 del TUEL consente appunto il disavanzo. Per cui ancora una volta in queste variazioni, perché poi ce ne sarà ancora un'altra, c'è mancanza di programmazione, anche tenendo conto del fatto che la costruzione del bilancio che voi avete fatto comportava delle entrate molto ma molto gonfiate che poi verificheremo al momento opportuno. Per cui io esprimo su questa variazione il mio voto contrario. Bene. Scusa un attimo. Prego, assessore. Allora, per quanto riguarda la programmazione, noi però dobbiamo essere chiari che il bilancio di previsione è di previsione. Le variazioni servono proprio per rimpinguare i capitoli se ci sono necessità, se il parcheggio, faccio un esempio, il parcheggio in via Pepi c'è una criticità non programmata, non programmabile, si deve intervenire, se cade i calcinacci a scuola si deve intervenire, quindi sono anche programmazioni che vanno, è in itinere, il bilancio di previsione serve a quello. Altro discorso è il consuntivo, e andiamo al rendiconto e poi ragioniamo sul rendiconto, ma parlare al rendiconto non chiuso, perché ricordo che il rendiconto si chiude il 30 aprile con il riaccertamento dei residui al 30 marzo, e parlare di scarsa programmazione quando in un bilancio di previsione ad inizio anno, anche a metà anno, tu non puoi programmare tutto il capitolo pienamente per tutto l'anno, è impossibile, ci sono sempre le variazioni, esistono per quello, quindi che ci siano tante variazioni non vuol dire scarsa programmazione. Molte volte la variazione viene fatta per l'aver ricevuto dei contributi e quindi devi mettere entrata uscita, altre volte ci sono eventi eccezionali. La variazione è un istituto previsto dalla legge applicabile al bilancio e all'esercizio, al bilancio di previsione. Ripeto, di previsione il bilancio. Se facciamo sempre l'errore che pensiamo che il bilancio di previsione debba essere intoccabile, nel senso quello è e basta, il bilancio di previsione, proprio perché è di previsione, nel corso dell'anno ha delle modifiche, è naturale, io non ci vedo tutta questa mancanza di programmazione, ripeto, anche perché sul patrimonio, per esempio, come su altri settori nevralgici che dicevamo prima, le risorse non bastano mai, tra virgolette, perché ci vogliono sempre tanti interventi e tanta manutenzione. E quindi, nonostante questi anni, e in questi 2 anni abbiamo visto anche l'inflazione, abbiamo visto le spese per l'energia elettrica, abbiamo visto l'aumento di tante materie prime, nonostante questo abbiamo cercato, rispettando quelli che sono i parametri di bilancio, anche di garantire una manutenzione che sia sufficiente per questo territorio. Bene, grazie. Sì, prego, consigliere Tortora, prego la parola. Allora, io sono d'accordo con il vice sindaco Maurano quando dice che le variazioni servono diciamo per aggiornare la situazione a quelle che sono poi le esigenze del momento. Mi spiace vedere come con questa variazione si siano sottratti dei fondi che erano stati messi in previsione per i progetti dedicati alle politiche giovanili. Devo desumere quindi che non ci sia una
programmazione per le politiche giovanili, che necessita quindi dei 5.000 euro che erano stati previsti e dai quali sono stati detratti ben 3.000 euro. Quindi questa è una cosa che sinceramente mi dispiace molto, anche perché in materia di politiche giovanili non vedo azioni intraprese da parte di questa amministrazione. Quindi mi chiedo se poi alla fine questo capitolo non verrà completamente deserto. E un'altra osservazione, riflettevo sul fatto che molti degli stanziamenti sono serviti per il parcheggio ad Ortensio Pepi. Ho visto una serie di determine per far fronte alle esigenze di rendere agibile quel parcheggio, a tutti i problemi che quel parcheggio ha causato per quanto riguarda anche adesso perdonatemi se non utilizzo i termini giusti, per quanto riguarda il deflusso delle acque piovane. Quindi mi chiedo se l'amministrazione si sia fermata un attimo a riflettere su quelli che sono stati gli effetti positivi e negativi di quella soluzione, perché ricordo che è vero che si tratta di un parcheggio gratuito, che però il parcheggio gratuito che invece era precedentemente esistente è stato reso in parte quindi a pagamento, e quel parcheggio però ci costa, ha comportato delle spese che precedentemente alle quali non si andava incontro. Quindi trattandosi di un bene privato, mi chiedo anche se poi tutti questi lavori, ho visto anche una serie di pronunce, la cosa la volevo in realtà approfondire ma non ho avuto il tempo di farlo, ho visto quindi che si è in corso di una trattativa per rendere, risolvere il problema del deflusso delle acque piovane, quindi mi chiedo, tutti questi costi andranno comunque a gravare sul comune di Castellabate, quindi a fronte di un beneficio che poi non è stato tutto sommato così evidente e importante. Grazie. Grazie per l'intervento. Allora, per quanto riguarda la variazione, credo la parola. Sia stata già chiarita la cosa. Ha fatto l'intervento già il capogruppo. No, io voglio rafforzare il quando poc'anzi diceva la collega Tortora sul parcheggio. Cara Catina, sul parcheggio c'è un problema di base, c'è mancata... Così. No, però... visto che spendiamo dei soldi. Non è un dibattito, però voglio dire... Ok, sulla variazione. La variazione ha comportato spese sul parcheggio. Ha comportato delle spese, l'ha detto il vice sindaco. A che cosa sono serviti? Presidente. 39.000 euro. Presidente, però lei non deve contraddire il vice sindaco. Il vice sindaco poc'anzi ha detto che una parte di queste risorse sono state destinate per risolvere alcune problematiche del parcheggio Ortensio Pepi. E io voglio dire il mio aspetto politico su questo aspetto, che il parcheggio Ortensio Pepi è nato all'improvviso senza una progettazione adeguata e senza immaginare che una piastra di 10.000 metri quadrati potesse portare l'acqua a valle, e qui doveva essere raccolta e non doveva nel frattempo aprire contenziosi con i confinanti di quelli di prossimità. Le difficoltà che abbiamo avuto attraverso questo parcheggio non ce lo dimentichiamo, della famiglia, voglio dire, che abitava in prossimità dell'alluvione del 19 e del 22. Quindi questa è la conclusione di questa spesa, è la conclusione di una mancata progettazione e una mancata programmazione sull'area. Noi abbiamo immaginato di realizzare un parcheggio in terra battuta di 10.000 metri quadrati e non abbiamo immaginato che l'acqua pluviale e l'acqua che arrivava dalle proprietà sovrastanti non arrivasse a valle. E poi quando è arrivata a valle, si è aperto il contenzioso, giustamente siamo intervenuti, abbiamo dovuto spendere dei soldi, mi auguro che abbiamo speso dei soldi equi è giusto, e non abbiamo speso dei soldi in emergenza che ci costano di più. Questa è la mia, perplessità sulla variazione. Grazie. Grazie. Allora, sulla variazione credo che si è chiarito un po' le varie minori uscite, le maggiori uscite, quindi c'è stata una compensazione tra capitoli. Oltre la somma che abbiamo detto di 364.000, che è l'unica maggiore entrata e maggiore uscita a causa di questo contributo dalla regione per quanto riguarda il porto di San Marco. Quindi la Regione ha dato 364.000 euro
per l'adeguamento dei prezzi al mantellata del Porto di San Marco, quindi questa è l'unica entrata, diciamo di bilancio, a parte quelle altre che abbiamo detto, minore uscite, maggiore uscite, quindi sono compensazioni a parità chiaramente di bilancio. Per quanto riguarda, mi rispondo sinteticamente sulla questione parcheggio, sinceramente a me fa specie sentire queste cose, perché noi come Comune di Castellabate abbiamo preso un parcheggio di 7.000 metri quadrati, ok, che ci ha consentito non solo di dare più spazio chiaramente per le grandi, che poi quando poi si parla di queste cose andiamo in difficoltà, non ci sono i parcheggi, non ci sono le cose. Noi abbiamo fatto un'operazione veramente, secondo me, brillante su questo parcheggio. Ma la cosa, 7.000 metri quadrati, che ci ha consentito di rendere a pagamento il parcheggio di Via Mondelli, prima libero, mi ricordo, prima libero. Quindi il Comune ci sta incassando, cara consigliere, perdono, sto parlando. Il Comune sta incassando sul parcheggio di Via Mondelli a fronte del parcheggio libero che abbiamo locato. E vi ricordo ancora, su questo intervento delle acque, tengo a dire, leggetevi bene le carte, su questo progetto che è stato fatto dall'ufficio, la metà di quella somma, pari a 12.500 euro, è stata fatta dal privato. L'ha pagata il privato proprietario, noi abbiamo preteso dal proprietario privato che pagasse la somma che riguardasse il terreno fino ad arrivare sul pubblico. Dal pubblico, sulla strada pubblica, in poi è intervenuto il Comune e fa questo. E per questo ringrazio ancora il consigliere Raffaele di Greco, che tanto si è speso questo. Quindi fa specie sentire queste cose oggi, diciamo, quale investimento che farei altre 10 volte, caro consigliere, altre 10 volte, se mi capitasse di poterlo fare. Quindi è un parcheggio di primaria importanza per il Cine Santa Maria, che dà sfogo a circa 400 macchine, non ce lo dimentichiamo. È ovvio che oggi ci stiamo investendo per quelle che sono le giuste infrastrutture che vanno fatte, e man mano che vengono i problemi li affrontiamo e risolviamo. Quindi è il privato che sta spendendo, cari consiglieri, quella somma. Quindi il privato ha fatto questo intervento a spese sue, c'è un atto, c'è tutto quanto, su tutti quanti atti a protocollo potete visionare, e sulla parte pubblica interviene il Comune per far sì che l'acqua venga portata al recapito finale, che è il vallone adiacente. Ma è un'infrastruttura che ci dovremo sempre per tutto quello che si andrà a fare. Quindi non vedo nulla di strano o che sia un investimento sbagliato. Anzi, meno male che abbiamo trovato la fortuna di avere quel parcheggio in quella zona, che ha dato sfogo a circa 400 autovetture del periodo estivo. Quindi, voglio dire, sicuramente dovremmo spenderci altri soldi per migliorarlo, questo sì, l'abbiamo illuminato, l'abbiamo messo le telecamere, ma sicuramente faremo altri interventi per migliorarlo, per mettere gli stalli in un certo modo, per renderlo più adatto, diciamo, al parcheggio, in modo più diciamo, programmato e diciamo, controllato. Sicuramente sì, ma da lì a dire che abbiamo speso un euro per il parcheggio, che è un investimento sbagliato, francamente. Sì, infatti noi per questa modella abbiamo preso molto di più rispetto a quello che abbiamo speso, quindi l'investimento è stato positivo, ma oltre all'investimento in termini economici, che si pure conta, a me conta il servizio che abbiamo dato in più, oltretutto. Quindi voglio dire, fa specie, insomma, ascoltare queste cose. Vabbè, ma detto ciò, penso che la cosa è molto chiara, però consiglio, dobbiamo procedere. Queste sessioni di bilancio sì. È una variazione di bilancio. Che io ti do la parola, te la do comunque, però non è. È una variazione, è nata cosa. È nata come già. Lo dico a te, da come già. Quindi che tu voglia parlare, prego, la parola. Non mi porre questioni regolamentari, che se non dico, non parli e andiamo avanti. Allora, ancora una volta abbiamo ascoltato la lezione di bilancio. Ma non dovete fare questi atteggiamenti, usare questi atteggiamenti quasi che vice sindaco Maurano. Non è la prima volta che ci fa la lezione sul bilancio di previsione. Non abbiamo mai assistito a tante variazioni di bilancio, e ancora una volta il sindaco consentimi, non ti offendere, con demagogia stravolge quello che i due consiglieri hanno evidenziato, ossia che gli interventi, purtroppo, e l'hai ripetuto anche tu, che gli interventi di volta in volta vengono fatti senza mettere nessuno di loro due, non faccio qui l'avvocato loro, ha messo in discussione la validità di questo parcheggio. Quindi non stravolgete, perché non lo abbiamo detto, abbiamo semplicemente detto e continueremo a dirlo che non avete
nonostante il vice sindaco continui a parlare che il bilancio è di previsione, non è a consuntivo, ma caro vice sindaco, io ti dico che siamo a fine anno, oramai siamo a consuntivo, quindi questa lezione di bilancio di previsione non l'accetto, perché sia fra 10-20 giorni e abbiamo è fine anno, quindi di che parliamo? Poi non ci mettete in bocca populisticamente delle affermazioni che da qui non sono uscite. Contestiamo la vostra, quando ne abbiamo oggi, 12 dicembre, la vostra mancanza di programmazione, che poi vedremo anche negli atti successivi. Grazie per i chiarimenti, andiamo avanti. Quindi, allora, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Quindi chi è a favore della ratifica della delibera di giunta numero 198 del 18 ottobre 2023 nei termini dei 60 giorni, perché non sono decorsi 60 giorni, a favore alla no. Votazione no. Voi come votazione? Motivazione espresse tre contrari, il resto favorevole. Chi è per la immediata eseguibilità? Stessa votazione, 9 a favore e 3 contrari. Bene, la delibera è approvata. Argomento numero 4, variazione numero 7 al bilancio. Questa variazione riguarda sostanzialmente questa delibera di giunta numero 203 del 27 ottobre per quanto riguarda il progetto A mio fianco, il doposcuola alunni, scuola primaria. Come sapete, in giunta abbiamo approvato questo progetto a favore dei ragazzi, diciamo, che hanno difficoltà, insomma, a poter fare il doposcuola. Abbiamo voluto, grazie all'assessore Marianna Carbutti che si è spesa tanto su questo progetto, abbiamo approvato questo progetto per un costo di 3.741 che grava sul bilancio 2023 e 4.989 che graveranno sul bilancio 2024. Quindi per questa cosa abbiamo dovuto fare la variazione di bilancio, che abbiamo dovuto iscrivere questa somma. In buona sostanza ci sono altre piccole, credo, variazioni sui vari capitoli, ma la voce principale è questa qui, che riguarda le due. La somma in maggiore uscita di 3.742 nel 2023 e in maggiore uscita di 4.989 nel 2024. A fronte di questi effetti, la variazione consiste in questa voce solamente. Poi ci sono state delle minori uscite per quanto riguarda il rimborso mensa scolastica, eccetera. Quindi abbiamo praticamente fatto pure qui delle minori uscite e delle maggiori uscite. Questa, diciamo, è la variazione sostanzialmente, nulla di più. Quindi se ci sono interventi su questa cosa, prego, consigliere Maiuri. Dunque, rispetto a questa variazione, voteremo favorevolmente, perché consideriamo l'iniziativa valida dal punto di vista sociale per questi bambini, e anche perché, diciamo, che da quello che comprendo, le somme sono state diciamo prese da un capitolo che è la cosiddetta mensa agevolata, che probabilmente non era stato utilizzato, per cui voglio dire, su questa variazione, per quanto ci riguarda, siamo favorevoli. Consigliere, permettimi un'osservazione. Vedi l'importanza a volte anche di fare più variazioni, perché se questa cifra fosse stata inserita in una variazione più grande, dove c'era sicuramente un voto contrario, comunque c'erano delle contestazioni su altre voci, non avreste potuto votare questa bellissima iniziativa. Perciò caso per caso, dipende dai casi, perciò va bene. Bene. Perfetto. Grazie. La parola al consigliere Migliorino. Prego, allora, consigliere. Buonasera a tutti. Volevo semplicemente fare un piccolo inciso su questa proposta. Sostanzialmente, e mi riferisco all'intervento precedente della consigliera Tortora, come potete ben vedere, questa iniziativa che abbiamo fatto va proprio nell'ottica di andare verso i giovani. Era stato riproposto per un semplice motivo, perché questa era una cosa che veniva dai fondi del piano di zona. Non avendo più questi fondi, questo progetto, abbiamo pensato, poiché era una cosa, diciamo, sicuramente positiva, di riproporla anche quest'anno, e quindi abbiamo dovuto trovare sicuramente dei finanziamenti, dei fondi che abbiamo preso da un altro capitolo.
Ma quello che diceva prima, giustamente, è vero che abbiamo dato 3.000 euro, li abbiamo messi su un altro capitolo, nel capitolo del 9-22, però è ingeneroso dire che non siamo attenti ai giovani, perché lo dimostra questa iniziativa e come tanti che stiamo portando avanti. Basta che pensare che all'inizio... consigliera Tortora, sto parlando con te, va bene? Vuoi che parli con la gente? No, non esiste proprio. Allora... Io sto semplicemente. Ah, ecco, giustamente, sì. Ma io mi rivolgo al consiglio. Evidentemente sta cosa non vale per tutti, ma va bene. Io sto soltanto facendo capire che comunque come amministrazione noi siamo attenti ai giovani. Ed è ingeneroso quello che hai detto, perché non solo. Posso parlare? È ingeneroso dire una cosa del genere. È ingeneroso verso l'amministrazione che si impegna comunque verso i giovani tutti i giorni, ma anche verso l'ufficio che la stessa cosa fa tutti i giorni. Grazie. No, non c'è. Non abbiamo repliche da fare in questo. No, abbiamo già parlato, No, stiamo parlando di variazione di bilancio, un'altra cosa. Sulla variazione di bilancio sì, ma non andiamo a fare repliche. Così, quindi ti prego, sulla variazione a disposizione. Allora, prego. Sindaco, mi sembra che le regole non valgano per tutti, così. Perché il consigliere non è intervenuto sulla variazione, ma ha risposto ad una mia precedente affermazione. Così, quindi dobbiamo parlare un attimo, mi ritengo in diritto di poter rispondere. Allora, questa variazione è una variazione che riguarda un progetto per l'assistenza al dopo scuola. Io ora non so fino a che età è previsto questo dopo scuola, ma immagino si rivolga ad una alle primarie. Ecco, quando mi riferivo alle politiche giovanili intendevo ad una seria programmazione per quanto riguarda appunto le politiche giovanili. Vabbè. Parliamo di giovani, magari di progetti relativi all'avviamento al mondo del lavoro, di sostegno da questo punto di vista. Quindi la mia osservazione sul fatto che erano stati distratti 3.000 euro dal fondo per le politiche giovanili era questo, che poi ci sia d'altro canto invece un'attenzione per le fasce dei minori della prima infanzia, insomma, e della primaria, cioè nessuno chiaro, mette in discussione chiaro. E infatti abbiamo detto che siamo favorevoli a questa variazione. Però, Presidente, mi dispiace, ma io devo anche far notare il suo atteggiamento aggressivo nei miei confronti, che si ripete ormai da diversi consigli comunali e soprattutto una disparità di trattamento, perché mi sembra che l'intervento del vice sindaco Maurano, questo, così come l'intervento del consigliere Mignolino, molto spesso vadano al di fuori dall'argomento posto all'ordine del giorno. Però è evidente che ci sono due pesi e due misure, quindi va benissimo. Questa è la ragione per la quale molte volte preferisco rimanere in silenzio, pur non ritenendolo giusto. Però le faccio notare, cosa che mi hanno fatto notare anche dall'esterno osservando lo scorso consiglio, come lei, pur indossando la cravatta con il simbolo a sostegno della violenza contro le donne, però continui ripetutamente a mostrare un atteggiamento aggressivo nei miei confronti. Grazie. Allora, guardate, su questa cosa non voglio aprire un dibattito qua che non è la sede, però guardate, lungi da me, chiedo scusa, atteggiamenti maschilisti, voglio bene. Far passare questo, caro consigliere, far passare questo messaggio proprio non ve lo consento. No, aspettate. Per cortesia, consiglieri, per favore. Allora, io quello che non posso sopportare è la mancanza di educazione sugli interventi. E ve lo dico a chiare lettere, ve lo dico. Bisogna essere rispettosi degli altri, che sia maschio che sia femmina. Non stiamo facendo parità di genere o non parità di genere qua, se questa sì. Stiamo rispettando le regole. Allora, se il consigliere Tizio altrettanto lo richiamo, come ho fatto sempre. Non mi mettete cose, io addirittura passo per maschilista stasera. Ma che stiamo scherzando? Ma voglio bene. Ma finitela. Ma siete seri? Ma finitela un attimino, che passo per maschilista, ma così, ma che dici?
L'atteggiamento è nel momento in cui non c'è rispetto delle regole. Io richiamo chiunque, che sia maschio o che sia donna, che sia femmina. Ma che scherziamo, voglio bene, ma abbiate bontà, ma non ve lo consento proprio una cosa del genere, assolutamente no. Comunque, torniamo in argomento che è la variazione di bilancio. Scusate, passiamo alla chiusura. Allora, chi è a favore, abbiamo chiuso gli interventi, chi è a favore alla proposta così come concepita? Chi è a favore alla variazione di bilancio? Tutti? L'unanimità? Allo stesso modo per l'immediata eseguibilità, stessa votazione. Va bene? Grazie, la proposta è approvata. Passiamo all'argomento numero 5, ottava variazione di bilancio, che riguarda la delibera di giunta 220 del 21 novembre 2023, ottava variazione. In questa variazione, altrettanto come le altre, si è provveduto a fare una serie di cambiamenti tra capitoli, tra minori uscite e maggiori uscite, e quindi abbiamo delle compensazioni. E in più abbiamo la somma di euro 15.000, che è il canone patrimoniale di concessione per occupazione di mercato, che è una maggiore entrata che abbiamo messo in bilancio, chiaramente, quindi abbiamo inserito come maggiore entrata questa somma di 15.000 euro, più altre minori uscite che abbiamo fatto e più altre maggiori uscite. Abbiamo praticamente impinguato questo capitolo che riguarda un poco le luci natalizie per 23.914 euro, quindi togliendo un po' su altri capitoli che insomma sono stati praticamente fatte delle economie, e quindi abbiamo provveduto a stornarle a favore di immiguare questo capitolo, 23.000, che è il capitolo 922 che riguarda le luci di Natale, interviene nel campo turistico, riguarda, ripeto, prestazioni di servizi. Quindi abbiamo tolto su vari capitoli che non c'erano più, diciamo, bisogno di poterli spendere, quindi abbiamo fatto un assestamento, diciamo, di tra uscite e entrate. Quindi questa è la variazione, diciamo, sostanzialmente. Se ci sono interventi, prego la parola. Prego. Sempre dalla delibera di giunta. Allora, c'è un passaggio, una richiesta da parte del responsabile dell'area 2, non ricordo bene, per quanto che poteva probabilmente anche non entrare in questa variazione, perché è un passaggio da un capitolo all'altro per quanto riguarda la fornitura del gasolio. E torniamo a parlare, caro vice sindaco, di programmazione, che non c'è. Allora, se nell'altra delibera, va bene, variazione, avete impinguato di 39.000 euro il capitolo 1096 manutenzione del territorio, adesso togliete 5.000 euro a questo capitolo. Andate a togliere altre piccole cifre per quanto riguarda interventi manifestazione Velella, cui togliete 2.000 euro, interventi acquisto di beni per 641 euro, manutenzione patrimonio comunale, da una parte mettiamo, dall'altra togliamo, qua togliamo 5.000 euro. Dunque, ma la cosa, qual è la cosa più strana? Che ancora una volta ci troviamo a rimpinguare un capitolo, il 922. Guardate, noi abbiamo fatto un'interrogazione nella quale abbiamo chiesto quanto era stato speso, e non credo che sia una cifra totale, per quanto riguarda le manifestazioni di Castellabate 900. Abbiamo avuto la risposta: gli interventi per Castellabate 900 sono costati 259.000 e qualcosa. Mi fa molto piacere sentire il sindaco che ha detto che finalmente un contributo di 40.000 euro è stato elargito, quindi diciamo alleggeriamo un poco, senza dimenticare che però nel bilancio di previsione avete messo 100.000 euro dalla Regione Campania. Vabbè, ne sono arrivati 40.000 e non sono 100.000. Un'altra 45, vabbè, ci mancano 45.000 euro. Un'altra domanda, e quindi con questi 23.000 euro che avete arrabattato, più i 15.000 euro che avete guadagnato come canone dell'occupazione
del suolo dei mercatini di Natale, andate a coprire. No, non è quello, che cos'è? Ma qua non parlate della delibera, scusatemi. Allora, chiedo scusa, mercatini di Natale, vista la determinazione di settore con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, cioè qua, che cosa avete fatto? Avete fatto una, avete anticipato i tempi, visto che quando avete fatto la delibera di giunta noi dobbiamo incassare questi 15.000 euro. Scusate, l'avete scritto voi nella delibera di giunta. Dunque, vista la... Ma è stato approvato... Che me lo volete spiegare che cos'è? Ok, l'avviso pubblico, io ho capito questo. Infatti lo riportate in questa variazione, 15.000 euro, li riportate... nel capitolo, ve lo dico subito, mercati, non mi ricordo bene, ve lo troverò dopo, lo riportate in quel capitolo. Allora, questi 15.000 euro sono relativi all'assegnazione di casette e banchette in legno per la partecipazione ai mercatini di Natale, da tenersi a Castellabate, centro storico, nei giorni delibera giunta comunale numero 206-2023. Allora, la domanda nasce spontanea. Scusatemi, questi 15.000 euro da che cosa provengono, assessore al bilancio nonché vice sindaco? Perché io da quello che leggo, questa è giunta, io la proposta della giunta, perché vi ripeto, io vado a vedere che è stata inserita, dunque, se riesco a trovarla, credo che, dunque, un attimo solo. Extra tributari. Oltretutto, la stessa cosa, scusatemi, viene riportata nel parere del revisore contabile. Comunque adesso non trovo, ma c'è una somma in entrata di 15.000 euro canone patrimoniale. Ecco qua. Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione. Allora, quando vice sindaco continua a dirti e continua a dirvi che la programmazione è mancanza di programmazione, ci troviamo di fronte all'ennesima fattispecie di questo genere. E non solo, stavo dicendo, mi fa piacere che siano stati elargiti questi contributi, mi auguro che arriviate alla somma che avete iscritto in bilancio, però io devo anche chiedervi conto rispetto a questa somma spesa per Castellabate 900, che fine, visto che la tassa di soggiorno, per anni siamo stati accusati del fatto che tutto andava in un calderone. Qual è la destinazione? Che quest'anno l'imposta di soggiorno è stata data all'imposta di soggiorno, visto che per anni, a partire dal sindaco, soprattutto, contestò quando approvammo il regolamento, che non potessero essere inseriti nella destinazione dei proventi dell'imposta di soggiorno le manifestazioni turistiche. E allora, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una sedia cambiata. In opposizione si dice una cosa, in maggioranza si dice un'altra. Quindi, voglio dire, anche rispetto alla manutenzione, da una parte mettiamo 39.000 euro, va bene, ci avete spiegato qual è la destinazione,
dall'altra, in una delibera fatta pochi giorni dopo, togliamo 5.000 euro. E allora spiegatemi questo fatto dei mercatini e consentimi però, voglio ascoltare che cosa dirà il vice sindaco, poi consentimi di fare delle, perché non ho capito bene che cos'è l'avviso pubblico, perché avete messo questo avviso pubblico se non si riferisce all'entrata dei mercatini. Vabbè, aspetto risposta, grazie. Grazie per l'intervento. Prego, assessore Maurano. Allora, per quanto riguarda la programmazione, consigliere, è una sua visione e quindi non posso cambiare la sua visione, però voglio spiegare perché, a mio avviso, questa sua visione non è corretta. Perché proprio in questa delibera di giunta e poi una ratifica, quindi non è che stiamo facendo una variazione oggi, l'abbiamo fatta mesi fa, quindi non far passare l'idea che siamo a fine anno e facciamo la variazione il 12 dicembre, una ratifica di 60. Quindi per essere chiari, quindi ci troviamo alla prima variazione che eravamo ad ottobre, quindi con ancora 3 mesi davanti. Però per quanto riguarda la programmazione, come dicevi, questa sì, ho detto la prima variazione, quindi non convenne. Ascoltiamo gli interventi così possiamo relazionare e confrontarci. Per quanto riguarda la programmazione che diceva lei, quando ci sono delle, si parla e si interagisce anche con i responsabili che giustamente ti fanno rilevare, per esempio qua che si parlava di alcune spese che sono state detratte, perché il responsabile ha accertato, dice, no, questa somma che era stata prevista in bilancio è eccessiva perché ad oggi in previsione per la restante parte dell'anno non c'è necessità di impegnare questa somma. Quindi questa somma diventa disponibile, può essere disponibile e quindi rimpinguare un altro capitolo, oppure può diventare a fine anno economia di spesa e quindi va a migliorare e va a compensare casomai eventuali entrate che non sono state rispettate. Quindi a questo serve anche l'interloquire con i responsabili, e i responsabili hanno fatto presente che determinate spese per cui si è fatta la detrazione erano spese che non sarebbero state impegnate e quindi c'era la possibilità di prendere da quel capitolo. Per quanto riguarda i 15.000 euro in entrata, dice bene, sono quelle dei mercatini, perché fu fatto l'avviso di manifestazione di interesse e l'uscita dei 23.000 sono quelle inerenti ai mercatini, quindi non c'è nessun... Sì, no, perché c'è un'altra variazione che la nona, sempre a novembre, che anche abbraccia parte dell'evento dei mercatini e per questo motivo non è solo riferita a questa variazione, però i 15.000 euro in entrata è stato per i mercatini, perché il fitto delle casette dei mercatini verrà logicamente ed è entrata, perché chi partecipa ai mercatini pagherà il noleggio che il comune ha già pagato, il noleggio che il comune ha eseguito per poter svolgere la manifestazione. Quindi non c'è niente di eclatante. Per quanto riguarda il resto, ripeto, sono economie di spese con un'interlocuzione con i responsabili che hanno accertato che quella somma non serviva più su quel capitolo. Quindi più che mancata programmazione, in questo caso per alcuni capitoli dove era stato previsto anche di più rispetto a quello che era necessario, il responsabile ha ritenuto di poter far scomputare queste spese e, ripeto, questo scomputo può essere sia rimpinguato su altri capitoli o diventare economia di spesa quando a fine anno si vede quando ancora non è stato impegnato e va a detrazione e casomai compensa anche delle entrate che non hanno soddisfatto le previsioni. Perché ripeto sempre sull'aspetto previsionale, ripeto sempre che c'era il contributo degli altri enti, tra cui la Regione Campania, c'è anche il contributo che dovrebbe, usiamo il condizionale, ma è stato già, mi hanno detto, è stato già votato dagli organi preposti per quanto riguarda la Cassa Rurale, anche che partecipa a Castellabate, dovrebbe, ripeto, usiamo il condizionale, a Castellabate 900, quindi a fine anno si tireranno le somme di quelle che sono state le previsioni fatte e quanto effettivamente incassate. E, ripeto, per non essere
per essere sempre più chiaro, quando si va a fare questo raffronto si vedono anche le minori spese che vanno a compensare eventualmente delle entrate non incassate e si fa un resoconto che si chiama rendiconto a fine dell'anno. Quindi oggi siamo nella fase di, anche perché voi sapete, il 15 chiude la cassa, chiudono le casse e dal 1 gennaio logicamente c'è la lavorazione di quello che è il rendiconto, proprio vedendo con ogni ufficio quando è stata l'economia di spesa, quando è stato l'accertato, quando è stato il residuo attivo, il residuo passivo, lo stralcio del passivo, il mantenimento dell'attivo, tutte operazioni che hanno una calendarizzazione che non l'ho decisa io, l'ha deciso il legislatore e ha detto entro il 30 aprile tu devi fare il rendiconto, ti do 3 mesi per poter lavorare, analizzare quelli che sono i dati dell'anno precedente. Quindi non vedo difficoltà in questo senso. Grazie. Grazie per l'intervento. Prego, consigliere. Quindi allora voi avete fatto una variazione di bilancio a novembre su una manifestazione di interesse in cui avete previsto di incassare questi soldi che sicuramente incasserete perché... Ok, sono entrato, va bene. Poi volevo chiedere, non mi ero accorta, anche rispetto alla cultura avete tagliato 700 e più, il sì. Sostegno alle fasce deboli, i servizi sociali, le rinunce, indennità, altri 500. Cioè avete arrabattato, avete arrabattato 500, 700, consigliere, consigliere. 700, lei dovrebbe, consigliere, ma dovrebbe sapere e capire che... Quando non c'è una nuova entrata, in questo caso 15.000, quando la spesa, per poter compensare la spesa, o c'è una maggiore entrata o c'è una minore spesa. Abbiamo fatto nei capitoli dove era possibile prendere delle risorse che erano libere, abbiamo fatto una minore spesa. Per quanto riguarda le fasce più deboli, la rinuncia dell'indennità, abbiamo preso quei 500 euro e li abbiamo spostati perché c'era la possibilità. Per quanto riguarda per esempio la manifestazione del Velella, no, noi eravamo novembre, in bilancio era stanziato 2.000 euro per la manifestazione del Velella che è a settembre, è pacifico, è normale che la manifestazione del Velella e quei 2.000 euro potevano essere utilizzati per qualche altra cosa, quindi c'è un criterio logico, non è che tagliamo così con la sciabola a piacimento, ma si parla con gli uffici e obiettivamente nella logica si vede Velella settembre, siamo a novembre, ci sono 2.000 euro che possono essere impegnati e si fa la variazione, non c'è niente di strano. Niente di strano, quindi hai 259.000 euro che sono stati spesi per Castellabate 900, oggi sul capitolo 922 andiamo a sommare altri 23.000 euro di questa variazione e altri 5.000 euro della variazione precedente. Scusa consigliere, ma i 23 puoi parlare degli 8.000 in più? Perché 15 è entrata e uscita e quindi non sono i 23 da giù. Poi per quanto riguarda Castellabate 900, oltre ai contributi che abbiamo detto sopra istituzionali che arriveranno e dovranno compensare, per quanto riguarda l'andamento delle manifestazioni, quello che è stato investito, ad inizio anno noi abbiamo fatto una programmazione dove si chiedeva all'ufficio, cosa che ha fatto, dice ufficio dimmi i capitoli sui quali ogni anno impegni per tutte le attività istituzionali, perché non era solo un capitolo, noi abbiamo cercato a quel punto di accorpare in pochi capitoli quelle che erano spese che altri anni anche nel 2022 erano spese che venivano fatte su più capitoli, quindi che un capitolo in questo caso il 922 abbia avuto una spesa maggiore rispetto agli anni è dovuto anche a questo aspetto, ma anche all'aspetto che essendo una data così importante, essendo una ricorrenza storica, logicamente e ad alta valenza per Castellabate, si è ritenuto di poter investire qualcosa in più rispetto agli altri anni. Una scelta, per l'amor di Dio, politica, supportata logicamente da quelle che erano le capacità, perché noi avremmo voluto fare molto di più e se ci fosse possibilità ogni anno di mettere di più nel turismo. Ma sapete cosa vi dico? Che nel caso in cui ipoteticamente il comune non avesse investito troppo su questi 900 anni, l'accusa forse sarebbe stata il contrario, avete messo poche risorse in un anno così particolare. Quindi questa è una scelta politica che può essere condivisa o meno, ma ripeto, non è una spesa troppo superiore rispetto a quella che era gli altri anni, poi lo vedremo al rendiconto, appunto, vedremo meglio. E poi probabilmente mi toccherà fare un'interrogazione per quanto riguarda
la destinazione dell'imposta di soggiorno, perché non, dice sì, non mi hai posto, no, non mi hai risposto. No, non è che non ho risposto, avevo dimenticato che ci fosse anche questa questione. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, noi mi sembra che già in un altro documento abbiamo già chiarito in parte qual erano state la destinazione dell'imposta di soggiorno. Per esempio, per quanto riguarda il turismo, in quest'estate ci sono stati bagni e docce pubbliche che sono state finanziate con l'introito dell'imposta di soggiorno. C'è stata 20.000 euro, e stiamo parlando di 30.000 euro, ci sono 20.000 euro della caratterizzazione delle spiagge, perché voi sapete che prima di poter portare più sabbia, diciamola così in maniera molto semplice, sul litorale, c'è bisogno di una caratterizzazione, di uno studio e poi delle autorizzazioni degli enti sovracomunali. Per esempio anche quella caratterizzazione è stata interessata, è stata pagata con queste risorse, così come anche altre azioni, in parte anche le manifestazioni. Quindi tutto quello che abbraccia il turismo è stato oggetto logicamente dell'imposta di soggiorno. Poi ci sarà un elenco più dettagliato, nessuno si vuole sottrarre a questo, ci mancherebbe. Va bene. Penso che è chiarito, gli argomenti quindi sono stati chiariti abbondantemente, inutile che ci torno su anch'io perché insomma direi la stessa cosa. Va bene. Allora, siamo in votazione, quindi chi è a favore della ratifica così della delibera 220 del 21 di novembre? 9 a favore, voi? 3 contrari, per la immediata seguità, per quanto stessa, espresso in dibattito, per la immediata seguità la stessa votazione, 9 a favore e 3 contrari, giusto? Sì. Ok. Va bene, la proposta è approvata. Passiamo all'argomento numero 6, che è l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022, articolo 11 bis del decreto legislativo 118-2011. Voi sapete, questa è una delibera che riguarda il bilancio consolidato per quanto riguarda il primo delle partecipate del Comune, quindi abbiamo fatto già a monte una delibera dove approviamo il bilancio consolidato, una delibera 213 del 7 di novembre. Ancora prima c'è la delibera 204 che prevede proprio la individuazione dei componenti del gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Castellabate e del perimetro di consolidamento per esercizio 2022. Quindi stiamo ragionando sull'esercizio 2022. Quindi in questo elenco di cui la delibera abbiamo fatto tutto già un'analisi delle partecipate del Comune, tra le quali quelle sotto all'1%, voi sapete, non vengono praticamente interessate al bilancio consolidato, ma soltanto quelle superiori all'1. Ci sono altre invece leggermente superiori all'1 che altrettanto non sono ritenute rilevanti in base ai bilanci che hanno, e quindi alla fine sono state praticamente comprese il bilancio consolidato due società, che è la Castellabate Servizi SRL, che è una società in house al 100% del Comune, come sapete, e l'Asis Salernitana, nella quale abbiamo una quota del 3,50%, quindi è stata messa a consolidamento. Queste due società sono state trattate nei bilanci che abbiamo allegato alla proposta di libera. Quindi praticamente vi passo direttamente a guardare i bilanci, così possiamo direttamente all'argomento. Allora, per quanto riguarda l'Asis Salernitana, il bilancio è allegato, abbiamo uno stato patrimoniale pari a, come totale attivo, a 41.963 e quindi con un passivo altrettanto di 41.963 per quanto riguarda l'anno 2022, al 31 dicembre 2022. Quindi in base ai dati che ci hanno fornito ovviamente questa società, noi stiamo praticamente mettendo a consolidamento tutto quello che è l'attività. Poi c'è un conto economico sempre dell'Asis che riguarda l'Asis, pari a 125.000 euro di utile d'impresa al 31 dicembre, con altri i macro dati, vi sto dicendo le macro voci principali. Quindi questo è il bilancio, diciamo, che riguarda l'Asis, per la quale stiamo ragionando come consolidato. Poi c'è l'altra società in house, la nostra, quella della Castellabate Servizi, che ha praticamente uno stato patrimoniale totale attivo pari a 808.030, sia attivo come passivo, con un conto economico con una perdita d'impresa pari a 101.146, che poi dopo vedremo perché di questa perdita. Quindi c'è una perdita finale al 31 dicembre 2020 pari a 101.000 euro. Su questo argomento c'è il parere del revisore dei conti, ovviamente, parere favorevole, giudizio positivo sulla proposta di deliberazione. Vi vado a elencare un attimo quelle che sono le macro
diciamo, voci che riguardano l'argomento. Allora, per quanto riguarda l'asse abbiamo parlato, per quanto riguarda la Castella Base Servizi abbiamo, aspettate un attimo, voglio arrivare, sono diverse pagine. Allora, avendo fatto tutto l'elenco delle società come abbiamo detto prima, pari a quella che era la delibera, arriviamo alla fine all'attivo passivo per quanto riguarda il bilancio consolidato totale, che è pari a 86.431, quindi al 2022 abbiamo questo attivo passivo pari a 86 milioni. Poi per quanto riguarda l'ASIS non ha crediti verso il Comune, mentre la Cassa della Base Servizi vanta dei crediti verso il Comune pari a 343.000 euro, che poi in appresso vi diremo. Perché, allora, totale credito finale pari a 234.000, vi leggo un attimo la motivazione di questi crediti. Per i crediti relativi alle fatture da emettere risultano già impegni nel 2022 pari a 66.614, la differenza delle somme non impegnate pari ad euro 172.658 è stata in parte assolta nel 2023, mentre la somma non assolta pari a 83.000 euro inclusa IVA è stata realizzata con contratto transattivo da rendere efficace a seguito di delibera. Quindi la copertura finanziaria della citata somma è stata effettuata con variazione di bilancio 2023-25 come sesta variazione approvata con deliberazione di giunta la 204 del 27 ottobre 2023. Questo è per quanto riguarda la Castella Base Servizi, che alla fine, per quanto riguarda questa, con riferimento a quello che è diciamo, la passività di euro 101.000 risultante dal bilancio della Castella Base, il dato più rilevante è che parte di questo deriva da sanzioni e interessi applicati su cartelle esattoriali relativi a debiti maturati nei precedenti esercizi della Cassa dei Servizi, per un importo pari a 73.440. Il risvolto positivo riguarda il fatto che tali sanzioni e interessi, a seguito dell'approvazione da parte dell'ente di riscossione, Agenzia delle Entrate, del piano di definizione agevolate, sono state interamente cancellate nel 2023. La restante parte della perdita, pari a 27.706, è stata determinata dagli aumenti delle materie prime e delle manutenzioni effettuate a seguito dell'emergenza idrogeologica che ha colpito il Comune nel novembre 2022. Praticamente questa somma finale di, questo, diciamo, di questa passività della Castella Abate è derivata in buona parte, quindi pari a 73.440, da vecchi debiti maturati sui vecchi tributi non pagati, per i quali abbiamo dovuto fare una transazione con l'Agenzia delle Entrate che è stata accettata, quindi nel 2023 questi debiti saranno azzerati perché è stata accettata questa richiesta. Mentre la restante parte di 27.000 riguarda, come detto, la parte che delle materie prime in aumento più l'emergenza idrica che è stata fatta a novembre-dicembre del 2022, perché stiamo ragionando al 31 dicembre 2022 ovviamente. Questi diciamo, sono i dati che riguardano diciamo, questo bilancio consolidato. Questo in generale. Se ci sono chiarimenti, prego, gli interventi. Prego, consigliere Maiuri, prego la parola. Sindaco, mi fa piacere che sei stato un po' più esaustivo per quanto riguarda il disavanzo della Castella Abate Servizi, pari a 73.000 euro, dovuto a interessi che si erano maturati. Sapete bene che c'è il presidente, mi pare di aver visto, e anche con l'altro presidente, nel 2020 si è iniziata un'opera di risanamento di alcune situazioni pregresse. Poi il Covid ha bloccato, ma queste sono situazioni di gestione che del resto neanche in questi due anni, però la cosa positiva è che questa somma nel 2023 non esisterà perché è stata approvata la definizione agevolata. Sei stato un po' più, sei entrato un po' più nella fase debitoria della Castella Abate Servizi per quanto riguarda il disavanzo, sei stato molto ma molto veloce nella parte dei crediti. Io vorrei leggervi un attimo, perché me lo sono appuntata, quella che è la definizione di bilancio consolidato. Il bilancio consolidato ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero è corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico dell'attività svolta dall'ente attraverso le sue società controllate e partecipate. Allora io credo che vi contraddistinguerete per il futuro come coloro, come quell'amministrazione che più disattende la normativa in materia
amministrativa, ma soprattutto il testo unico degli enti locali, ossia il 267. Veniamo fuori nel giro di 15 giorni da altri due consigli comunali, uno sul trasferimento degli usi civici del Castelsandra, l'altro della Consac, in cui vi abbiamo contestato delle procedure illegittime. E non solo, e non saremo noi a dare delle risposte, ci saranno gli organi competenti a tutti i livelli che vi risponderanno su queste delibere che avete approvato negli ultimi due consigli straordinari. Ma ancora una volta ci troviamo di fronte a un, secondo quello che riteniamo, da quello che avete scritto, tra l'altro, che avete scritto, ci troviamo di fronte a un, non lo chiamerei neanche vizio, la chiamerei un'immensa violazione dell'articolo 194 del testo unico il 267 degli enti locali. Allora io, siccome tu sei stato molto veloce nell'analizzare la situazione dei crediti verso la Castellabate Servizi, io vorrei andare invece più nel dettaglio. I crediti che il Comune ha verso, che la Castellabate Servizi ha verso il Comune, hanno un valore complessivo alla data del 31/12/2022 di 343.642. Di queste sono state emesse fatture per un totale di 102.000 euro. C'è l'elenco dopo dei crediti da fatturare, da emettere, che la Castellabate vanta verso il Comune, pari a 234.000 euro, ossia il Castellabate Servizi vanta 234.000 euro e passa da parte del Comune. Di questi, solo 66.000 euro risultano impegnate nel 2022. Avete impegnato rispetto a questi solo 66.000 euro. Ma la cosa bella qual è? È che la differenza delle somme non impegnate, pari a 172.658, è stata in parte assolta nel 2023. Prima domanda, come l'avete assolto? Dove sono i documenti che dicono che avete assolto la cifra di, mi sono fatto il conto, di 89.000 euro circa? È stata assolta nel 2023 senza impegni. E poi siete andati a fare un accordo transattivo con la Castellabate Servizi, che è un altro modo, e poi vi dimostrerò anche che cosa dice la Corte dei Conti, di mascherare dei debiti fuori bilancio, per 83.000 euro, con un accordo che ha efficacia, segretario, con un accordo, e lo dite voi nella vostra delibera di giunta, che è efficacia solamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale. Allora, avete trovato i fondi per 83.000 euro con un accordo transattivo che non esiste. Secondo noi tutta l'intera somma di 172.658 sono debiti fuori bilancio per prestazioni rese senza impegno entro il 31/12/2022. È un macro debito che avete ancora la possibilità di sanarlo con un accordo transattivo, e io vi invito a leggere
la delibera della Corte dei Conti della Puglia che invita, diffida un comune a non mascherare attraverso gli accordi transattivi dei debiti fuori bilancio. E allora, alla luce di questo che vi ho detto, e noi abbiamo tra l'altro pronta una dichiarazione di voto, perché siamo pienamente convinti di quello che diciamo, innanzitutto perché lo avete scritto voi, la differenza delle somme non impegnate pari a euro 172.658 è stata in parte assolta nel 2023. La differenza dagli 83 ai 172 sono più di 80.000 euro. In parte assolta come? Come? Impegni dopo, impegni a prestazioni effettuate, sindaco, a prestazioni effettuate entro il 31/12/2022, fate gli impegni dopo le prestazioni, ma che cosa vi dice l'articolo 194? Questo è un clamoroso errore, è la stessa rateizzazione che portate all'interno del bilancio consolidato di 83.000 euro non ha alcuna efficacia, perché non è stata mai approvata in consiglio comunale. E allora abbiamo pronto una dichiarazione di voto che chiaramente, oltre a esprimere il nostro voto contrario, andrà alla Corte dei Conti. Perché da quello che leggiamo, e non credo, l'italiano, la nota, la relazione con la nota integrativa l'avete scritta voi, e qui leggiamo che il valore complessivo alla data del 31/12 2022 è di 343.000 euro, le fatture emesse sono 102.000 euro. Resta da emettere 234.000 euro. Di questi 234.000 euro sono state impegni pari nel 2022 a 66.000 euro. La differenza di 172.000 euro è stata in parte assolta nel 2023. Certo. Ma scusate, ma farete scuola? Voi farete scuola. Io credo che il governo debba chiamarvi e chiedere consigli a voi su come funziona la 200, il testo unico, come funziona l'articolo 194, il riconoscimento di debiti fuori bilancio, di farvi lezione di come funzionano gli accordi transattivi, un accordo transattivo che avete fatto senza nessun beneficio per l'ente, perché la legge, avete messo gli interessi che sono somme che non portano nessun vantaggio, voglio dire, la legge prevede che gli accordi transattivi possano essere veramente vantaggiosi per l'ente, ma non solo, avete riportato, il presidente ha accettato il fatto che levava gli interessi e non voleva aprire un contenzioso, riportando queste somme poi nell'accordo. A quanto ammontano gli interessi? Non esistono, non sono menzionate, non ci sono. Qual è il risparmio? Dov'è? In che cosa consiste? Io non lo trovo da nessuna parte nell'accordo. Scusate, ma così funziona per la pubblica amministrazione? La pubblica amministrazione deve dimostrare che c'è l'interesse per l'ente, quantificandolo qual è l'interesse per l'ente. Allora noi riteniamo che questa sia una clamorosa violazione del testo unico. Non lo so. Assessore, quale sarà la tua linea difensiva a questo punto? Io non lo so quale sarà. Non lo so perché l'avete scritto voi. Mi auguro che l'abbiate. Noi continueremo a credere in quello che stiamo dicendo.
Voi probabilmente dovete difendervi, ma queste carte vi anticipano questa nostra dichiarazione con tutti gli atti di un bilancio consolidato che non poteva essere approvato in questa maniera, perché in questa maniera si è addirittura falsato il rendiconto di gestione del 2022, perché questa somma di 172.000 euro andava riportata nel rendiconto di gestione del 2022. E allora qui ci stanno delle palesi ed enormi violazioni del testo unico. Io vi invito ancora una volta a riflettere su quello che andrete ad approvare. Io vi invito a fare una riflessione, ma veramente una riflessione seria, su quello che andrete ad approvare. E leggerò dopo, se vogliono, la dichiarazione di voto. Grazie per l'intervento. Assessore, prego. Allora, ricordiamo che il bilancio consolidato registra quello che è il bilancio del Comune, partecipate proporzionalmente alla quota di partecipazione del Comune. Quindi vi voglio fare anche una disamina maggiore. Per quanto riguarda le voci, voi trovate le voci nel conto economico, stato patrimoniale attivo e passivo, ci sono logicamente in queste voci ci sono delle differenze rispetto al rendiconto, perché vengono messe quota a parte anche le società in cui il Comune di Castellabate detiene la partecipazione. E quindi possiamo anche vederle se ci sono delle richieste particolari su queste voci o spiegazioni in merito. Per quanto riguarda l'accordo di transazione e l'articolo 194 consigliere, lei ha fatto il suo intervento e l'ha organizzato e il suo intervento l'ha organizzato secondo le sue volontà. Ha fatto una scaletta, ma non può imporre a me la sua scaletta, quindi per favore. Quindi, per quanto riguarda l'accordo transattivo fatto con la Castellabate Servizi, c'è effettivamente in questo accordo c'è stata la necessità, un accordo che voi dite doveva essere debito fuori bilancio, ma andremo alla Corte dei Conti. Guardate, io lo dicevo quando ero all'opposizione, lo dico anche quando sono in maggioranza, per coerenza e linearità con l'azione amministrativa e soprattutto con il mio pensiero. Non deve essere uno spauracchio oppure un demone. Ci sono gli organi preposti a controllare, ma ci mancherebbe, anzi, quando si fa piena chiarezza e quando valuta anche un ente sovracomunale, tanto meglio, non c'è questa paura, non c'è questa difficoltà. Proprio per la bontà degli atti, dove si possono anche spiegare le motivazioni. Però permettimi, consigliere, prima di entrare nello specifico, che mi fa piacere che dopo un po' di anni si capisce che l'articolo, c'è la differenza tra accordo transattivo e debito fuori bilancio. Io ma lo ricordo, ma non perché voglio tornare sempre a fare una discussione, ricordo che noi abbiamo fatto consigli comunali nel passato, quando voi sedevate nei banchi della maggioranza e noi in quelli dell'opposizione, con accordi transattivi, ma parecchi, ma non di 100.000 euro, di 700.000 euro, di 300.000, erano tutti accordi transattivi fatti. Quindi la lezione dell'articolo 194, forse è un mea culpa per quello fatto nel passato, perché consigli comunali pieni di accordi transattivi, oggi venite, forse al primo accordo transattivo che facciamo noi, a dire che gli accordi transattivi eludiamo quello che è l'articolo 194. Questo è un po' paradossale, perciò lo dico, mi permetto di dirlo per questo motivo, perché chi ha fatto opposizione e ha partecipato a consigli comunali nei quali all'ordine del giorno c'erano molti accordi transattivi, non può sentirsi dire per l'accordo transattivo stai eludendo, deve essere debito fuori bilancio.
Perché? No, ma non lo mascheriamo, lo possiamo mandare tranquillamente, tu lo nascondi, lo mascheri, perché il debito fuori bilancio c'è l'obbligatorietà che il segretario poi lo deve inviare alla Corte dei Conti. L'accordo transattivo, voi pensate che è stato fatto l'accordo per non ottemperare a questa obbligatorietà? Si manda comunque, non c'è difficoltà. Quindi se è questo il retropensiero, voglio togliervelo subito, perché la differenza dell'articolo 194 con l'accordo transattivo, una delle differenze è anche questa. Quindi, però ripeto, il paradosso è quello che lei oggi vuol fare la ramanzina sull'articolo 194 sull'accordo transattivo, quando negli anni avete portato milioni di accordi transattivi in questo Consiglio Comunale. Mi permette di dire che è molto paradossale. Per giunta di lavori, per giunta, guardate, là veramente c'era da, per giunta di lavori, ma non voglio ritornare, ne abbiamo già discussi, lavori senza impegno spesa, ma validati con la firma di un dipendente, con dei buoni spesa, ricordo accordi transattivi fatti nel 2017, eravamo a San Marco nell'altra, quindi è l'argomento è accordo transattivo, per favore, dai, quindi, Perciò dico la ramanzina non trova supporto, proprio perché è stato fatto esattamente il contrario, anche peggio, molto peggio. Quindi dal punto di vista, poi vogliamo andare nello specifico, la Castellabate Servizi ha questo ammanco, ha questo buco, chiamiamolo così, e siamo intorno ai 416.627,47 euro di quota capitale di mancato pagamento da parte della Castellabate Servizi dei contributi ai dipendenti e anche al Consiglio di Amministrazione. Stiamo parlando degli anni, contributi non versati ai dipendenti negli anni 2018, 2019, 2020, qualcuno anche nel no, ma io sto facendo la disamina di quello che non lo decide lei il tema. Quindi l'ordine del giorno si parla del consolidato, si parla del bilancio del, ma fa male questa cosa che non avete versato i contributi, fa male che negli anni non c'è stato un controllo analogo che diceva guardate non ho i soldi per pagare i contributi, fa male questa cosa. Allora non io rispondo su quello che sto dicendo. Allora la Castellabate Servizi il primo marzo 2022 fa una rateizzazione di queste con l'Agenzia delle Entrate di queste somme di contributi non versati. Successivamente, il 1 febbraio 2023, fa una rottamazione con la quale stralcia degli interessi. E poi c'è un'altra dilazione del 4 aprile 2022 per sempre contributi non pagati e una rateizzazione un'ulteriore del 25/7/2023 per la quota capitale per IRAP, IRES, IVA 2017-2018. Quindi la Castellabate Servizi ha questo buco, ha avuto questo buco, perché negli anni il comune di Castellabate, almeno questa è una delle motivazioni, non ha versato le risorse alla Castellabate Servizi per poter versare i contributi, pagare i contributi. Allora noi ci ritroviamo a dover, con l'onere di dover ripianare un buco che non l'abbiamo creato, ma l'abbiamo ereditato dal mancato pagamento dei contributi dei dipendenti e del consiglio di amministrazione. Ci vogliamo tutti bene, quindi fate parlare. Quindi arriviamo anche a quello, dottoressa. Noi con questo accordo transattivo, noi, perché dobbiamo, questo serve per spiegare in toto
il contesto della contabilità della Castellabate Servizi. Ci deve essere una cronistoria, ci deve essere una spiegazione, ci deve essere una storicità delle azioni, altrimenti non è possibile. Vabbè, dottore, ma se lo vuoi. Ma perché ti agiti, dottore? Ma sto parlando, dai. Non... Ma ci arrivo. Cioè, dottore, lei è impaziente, di ascoltare. Quindi, no, assolutamente. Quindi, ci arriviamo, dottoressa. Allora, per quanto riguarda il 70... Allora, stiamo parlando... Perché è importante questo e perché l'ho citato? Perché questo influisce anche su quella perdita di 101.000 euro per 73.000 euro per quanto riguarda appunto il pagamento, contributi e interessi. E la restante parte, come è stato specificato nella delibera, è inerente alle lavorazioni e agli eventi straordinari che si sono creati per il patrimonio. Noi abbiamo spalmato questa perdita di esercizio per tutelare i dipendenti e per tutelare, rendere, tenere sana la Castellabate dei Servizi dal punto di vista economico, abbiamo spalmato in 3 anni questo ammanco, questa perdita, quindi abbiamo fatto un rientro da questa perdita attraverso l'articolo, il capitolo 167, voi l'avete visto, sia nel 24 che nel 25. Poi nel 2023 c'è un'economia di spesa derivante dal mancato affidamento della nuova gara dei rifiuti e quell'economia di spesa è servita per coprire parte di questa perdita di esercizio. Quindi la perdita di esercizio della Castellabate Servizi è stata coperta con queste modalità, con questi capitoli e con queste e con questi bilanci. La perdita di 101.000 euro della Castellabate Servizi viene ripianata in questo modo. E io penso che sia un'operazione. Scusate, ma voi, ma dottoressa, lei ha la delibera 214 del 7/11/2023. Allora, se hai questa delibera, tu puoi leggere tranquillamente nella parte scritta in grassetto, quindi è ancora più facile leggerla perché è scritta in grassetto, c'è scritto: il Comune di Castellabate si impegna a corrispondere la cifra complessiva di 83.612,65 euro attraverso un piano di rateizzazione e i relativi impegni di spesa come di seguito specificato. Euro 23.612,65 saranno impegnati per l'anno 2023 nel capitolo 1261, nel quale sono presenti risorse finanziarie derivanti da economie di spesa, e vi parlavo quella del bando dei rifiuti. Euro 10.000 saranno impegnati con la variazione di bilancio del 17 ottobre 2023, euro 25.000 saranno impegnati per l'anno 2024 con il capitolo 167, euro 25.000 saranno impegnati per l'anno 2025 con il capitolo sempre 167. Quindi in questa delibera del FA ed è la 214 del 7 novembre 2023 viene specificato quello che è il piano di rateizzazione di queste cifre. Quindi non vedo non sa che sto dicendo, già non vede, speriamo che quindi viene detto chiaramente quali sono i capitoli di bilancio e qual è la modalità con la quale si rientra da questa situazione che abbiamo l'onere di ripristinare, di risolvere, perché la Castellabate Servizi ha avuto un buco finanziario di 416.000 euro per contributi non versati, ha dovuto fare una rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, ha dovuto fare poi una rottamazione, un'altra dilazione, ha dovuto prevedere anche il pagamento, ha dovuto pagare anche l'IRAP non pagata 2017-2018. Quindi, onestamente, abbiamo ereditato una situazione della Castellabate Servizi che andava sistemata. Oggi la Castellabate Servizi sta pagando tutti i contributi, non ha nessuna passività in merito e rientriamo con questo atto, si rientra dalle passività che negli anni sono stati creati. Quindi oggi bonifichiamo la Castellabate Servizi dal punto di vista contabile. Poi se ha altre domande a disposizione. Allora state attenti a quello che dite in consiglio, perché dici una cosa, caro vice sindaco, ma ne scrivete un'altra. Allora, nella
ne scrivete un'altra, perché io leggo un accordo, un contratto accordo transattivo con il quale, premesso che a mezzo PEC la Castellabate Servizi ha presentato richiesta di integrazione economica riguardante servizi di carattere straordinario espletati nell'esercizio 2022. Dottore, ti dico subito, premesso che a mezzo PEC la Castellabate Servizi ha presentato l'accordo transattivo, anche la delibera, è qua la delibera. Oltretutto questo accordo è inefficace perché non è stato approvato al Consiglio Comunale. Non è stato approvato al Consiglio Comunale. È tutto facile, farete giurisprudenza, approvate prima una cosa e poi farete giurisprudenza, partono dalla testa per andare al capo, così fate i provvedimenti. Dalla testa voi. Per andare al capo? Allora, cioè tutto il contrario, dai piedi al capo, scusate. Per ripristinare atti fatti con i piedi. Allora, che a mezzo PEC la Castellabate Servizi ha presentato richiesta di integrazione economica riguardante servizi straordinari espletati nel 2022, ma non solo, nella delibera, che dal bilancio di Castellabate risultava un credito non impegnato verso il comune di Castellabate di 83.000 euro, che un attimo solo perché ci sia una voce, stato rateizzato, che trattasi di servizi, lo dite anche voi. Allora, considerato che tali servizi rientrano nelle attività affidate alla Castellabate Servizi e che questi risultano già espletati, lo scrivete voi, che tali servizi rientrano tra i servizi pubblici essenziali e come tali non procrastinabili né rinunciabili. Lo avete scritto voi, servizi espletati. Ancora non mi avete detto, perché c'è un passaggio molto... Sui servizi espletati. 89.000 euro, in parte assolta nel 2023, per servizi espletati nel 2022. Come l'avete assolta? Dove sono le determine? Che cosa avete fatto? Le determine oggi per servizi espletati nel 2022? Dottore. Guardate, vi state incamminando in una strada tortuosissima. Rifletteteci perché vi sto aprendo gli occhi, state mascherando. La bellezza di 172.000 euro parte con un accordo transattivo nel quale vi date la zappa sui piedi, parte con una somma assolta nel 2023, in parte nel 2023, per servizi espletati nel 2022. Allora, ripeto, o io non interpreto il testo unico, che prima di fare un servizio deve esserci la determina di impegno, questo recita, oppure qui dove voi farete giurisprudenza si fa prima il servizio e poi si fa la determina di impegno. No. Ma scusate, ma come funziona? Non è così, dottoressa. No, è così. No, dottoressa, allora noi stiamo parlando del servizio. Lei il servizio indispensabile, servizio pubblico essenziale, stiamo parlando del servizio dello spazzamento. Che cosa è successo? Dal momento in cui la gara d'appalto del servizio rifiuti si è bloccata per i motivi che tutti conosciamo, allora lo spazzamento che doveva passare al soggetto gestore e vincitore, eventuale vincitore della gara, lo spazzamento è rimasto anche per quei mesi, stiamo parlando di settembre, dicembre 2022, è rimasto anche per quei mesi in capo alla Castellabate Servizi.
Logicamente, e nel piano che abbiamo approvato a luglio 2022, lo spazzamento non c'era più, perché in quel piano che fu approvato a luglio 2022 si prevedeva appunto la conclusione della gara e l'indizione e conclusione della gara. Quindi quei servizi essenziali pubblici sono stati, riguardava lo spazzamento da settembre 2022 a dicembre 2022. In più, proprio in quell'anno, a novembre, i servizi in più che furono fatti anche dalla Castellabate Servizi furono quelli inerenti all'alluvione di novembre, dove anche gli operai della Castellabate Servizi diedero una grande mano. Quindi stiamo parlando di servizi essenziali, quali lo spazzamento, che non avevano immediata copertura perché non erano previsti nel piano di imprese, in quanto dovevano essere già presenti in altre. Però dottore, ma lei la spiegazione non la vuole, io la sto dando. Andiamo un attimo al dunque, perché diciamo le stesse cose per un'altra ora, quindi dice sindaco, io ho le carte. Però dopo dobbiamo un attimo aggiungere. Ti ho spiegato, dottore, ti ho spiegato, però dai, non fare. Ti ho spiegato la motivazione. Mi hai spiegato parzialmente. Servizio essenziale. Le fatture da emettere sono videosorveglianza. Guardate. Dottore. Servizio manutentivo. Guardate, c'è una i servizi essenziali per cui c'è stato questa fattispecie era lo spazzamento che non era previsto nel piano d'impresa. Questo accordo transattivo, poi, dottore, questo accordo transattivo non è che ce lo siamo inventati noi. Questo accordo transattivo è nato anche dal confronto con gli uffici. Non è che l'assessore o il sindaco da solo dico facciamo accordo transattivo, è nato al confronto con tutti gli uffici, da tecnico, legali e amministrativi, che hanno detto che la transazione era giurisprudenzialmente possibile. E quindi poi si è calendarizzata questa transazione e logicamente si sono impegnate le somme e il comune, l'amministrazione ha trovato le somme per rientrare da questa fattispecie. Ma i servizi indifferibili di cui stiamo parlando sono il servizio dello spazzamento nei mesi da settembre a dicembre 22, perché ripeto, non essendoci nel piano d'impresa, gli operatori hanno continuato a lavorare giustamente, perché lo spazzamento altrimenti non sarebbe stato garantito nel comune di Castellabate, essendo un servizio essenziale. Fu impegnata solo una parte, perché quella era la capacità del capitolo, e quindi l'altra parte riguarda un servizio essenziale che non poteva essere fermato, altrimenti il paese sarebbe stato logicamente in condizioni critiche dal punto di vista dei servizi. Penso che, vabbè, è stato, vedo che rimanete sulle posizioni diverse, quindi, però ripeto, io capisco quello che tu stai dicendo e marcando volutamente, giustamente, la questione è semplice, il servizio di spazzamento all'epoca, dato che la gara è stata fatta, era un servizio essenziale da estendere, è stato esteso, per favore, così per cortesia, è stato esteso il servizio. Consigliere Maiuri, sto intimidazioni. Sto rispondendo a quello che sono le cose che state ponendo. La questione è vedete, quel servizio è stato esteso, è un estendimento di quello che era il piano industriale che prevede fino al 30 di settembre, è stato fatto fino a dicembre per mancanza di quello che abbiamo già detto, tarre e quant'altro. Quindi è stato continuato quel servizio. Non è una cosa nuova che si è inventata, è un servizio essenziale pubblico che bisognava fare comunque, e per forza quindi è stato fatto. Questo è l'estendimento per quella differenza. Le altre cose l'abbiamo detto, penso che proprio perché per la trasparenza che ci ha voluto fare, cioè è tutto chiaro, è scritto chiaro. Non è che stiamo nascondendo qualcosa, è qualcosa di chiaro, dobbiamo dire questa differenza è dovuta a questa è dovuta a quell'altra. Qui non vedo dov'è il problema. Bene, con gli interventi penso che abbiamo concluso gli interventi, quindi passiamo, allora siamo in dichiarazione di voto, prego. Mi fa piacere che siete così tranquilli, noi... Prego, sì. No, noi, vabbè, siamo in dichiarazione di voto, prego, abbiamo letto semplicemente gli atti che ci avete dato. Prego, dichiarazione di voto. Allora, prego. Oggetto, approvazione bilancio consolidato per esercizio 2022, articolo 11 bis decreto legislativo 118-2011,
posto all'approvazione del Consiglio Comunale 12-12-2023. I sottoscritti consiglieri comunali Maiuri Luisa, Nicoletti Costabile e Tortora Catina, in merito alla proposta di delibera in oggetto, dichiarano quanto segue. Nella nota integrativa allegato al bilancio consolidato al punto 8.2.1 crediti verso partecipate, si legge che la Castellabate Servizi ha crediti al 31-12-2022 verso il Comune per un importo di 342.642,66 euro. Per il 2022 sono state emesse fatture per 102.302,66 euro. Le fatture da emettere sono pari ad un importo di 234.237,49. Per i crediti relativi alle fatture da emettere risultano impegni del 2022 pari a 66.614,96 euro. Sto riportando quello che è scritto nella nota integrativa. La differenza delle somme non impegnate pari a 172.658,53 euro è stata in parte assolta nel 2023, mentre la somma non assolta pari a 83.612,65 è stata rateizzata con un contratto transattivo da rendere efficace a seguito della deliberazione consiliare. Questo è quello che avete scritto voi. Alla luce di quanto sopra riportato nella nota integrativa, si evince che l'intera somma di 172.658,53 euro andava considerata nella fattispecie di debito fuori bilancio, articolo 194-2 e 267-2000, in quanto trattasi di spese effettuate nel 2022 privi di impegno contabile e di copertura finanziaria. I maggiori servizi espletati che hanno generato mancanza di impegno non sono in linea col piano industriale approvato in Consiglio. In tal modo è venuta meno la funzione del Consiglio e a maggior ragione devono essere portati all'attenzione del Consiglio i debiti. Il ricorso al piano di rateizzazione della somma parziale di 83.612,65 euro è un tentativo di nascondere un debito fuori bilancio. Così come evidenziato dalla Corte dei Conti Puglia, delibera 112 del 2021, il ricorso a negozi transattivi tesi a ricondurre a bilancio passività sommerse costituisce una grave violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa. Inoltre la stessa transazione non comporta alcun vantaggio per l'ente precostituendo un eventuale danno erariale. Corte dei Conti Umbria, 25 febbraio 2022. I debiti fuori bilancio andavano dichiarati con il rendiconto 2022 riconosciuto al fine di non falsare il rendiconto e la situazione economica finanziaria dell'ente. Un bilancio consolidato che si basa su una situazione viziata che deve essere e può essere sanata solo con il riconoscimento del debito fuori bilancio di 172.658,49 del Comune verso la società in house. Per quanto detto, i sottoscritti consiglieri esprimono il loro voto contrario e comunicano che provvederanno ad inviare il tutto alla Corte dei Conti. Certamente. Fatta la dichiarazione, la leghiamo come ce la date un attimo. Okay. Allora, chi è a favore alla delibera del bilancio consolidato così come proposta? Allora fatta la dichiarazione di voti. 9 a favore, 3 con dichiarazione di voti. Chi è per la immediata eseguibilità della stessa proposta? Stessa votazione, quindi 9 a favore e 3 contrari. Va bene, l'argomento è approvato. A posto, a questo punto abbiamo fino ultimato. A siamo tranquilli fino a fine anno. E penso pure Roppo che diamo. Penso... No, 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 no. Una ma fa per forza. Cioè. Ma quando? Ma fa bilancio, fine anno, 28. Il 28, e oggi fa per forza, 28. Faremo proprio questa transazione così e il bilancio. Quindi. Lui faremo proprio la transazione e il bilancio che va in consiglio, quindi come giustamente abbiamo detto. Buona serata a tutti, grazie. Ah, buona serata.